Buon pomeriggio a tutti e a tutti, benvenuti al nostro webinar quasi conclusivo delle attività annuali dello Europe Direct Roma 3, dedicato al tema Next Generation EU e PNRR, primi risultati e prospettive. Consentitemi di ringraziare all'inizio i vari relatori che con grande disponibilità hanno ha consentito a intervenire in questo webinar. Quindi ringrazio con grande piacere Mauro Cappello, esperto in fondi europei, un amico che conosce molto in profondità i fondi strutturali europei. Ringrazio Stefano D'Empoli, collega di Ateneo e ovviamente vertice di ICOM, che ci parlerà di PNRR e transizione digitale. Ringrazio la collega Cristina Grieco dell'Università di Macerata, che invece si concentrerà sul rapporto fra il regolamento cosiddetto sulla condizionalità e lo Stato di diritto, il dottor Francesco Rossi Salvemini, della rappresentanza in Italia della Commissione europea, che è quanto mai opportuno avere con noi per portarci il punto di vista della Commissione europea, il collega Nicola Ruccia dell'Università del Sannio, che invece affronterà i temi relativi al rapporto fra PNRR e l'attuazione della politica energetica, e chiuderà Roberto Sommella, che ci sta per raggiungere, direttore di Milano Finanza, che trarrà qualche prima conclusione. A me spetta una brevissima introduzione perché non voglio veramente sottrarre tempo ai nostri competenti relatori. Il seminario giunge in un momento molto opportuno perché noi sappiamo, e se non lo sappiamo lo diciamo adesso, che lo scorso 9 ottobre è stata erogata all'Italia la terza rata dei fondi del PNRR e soprattutto l'8 dicembre il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato ufficialmente la revisione del nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con una decisione ad hoc. Quindi, come qualcuno ha scritto, si è in qualche modo concluso quel percorso di ripensamento del nostro PNRR che era stato battezzato evidentemente dal governo Draghi e che oggi invece si trova ad essere gestito dal governo Meloni che, ritengo, lo ha fatto propriamente, se ne è appropriata al 100%, soprattutto nella gestione e nella responsabilità. Ovviamente i temi che la gestione e l'esecuzione del PNRR comportano sono tantissimi. Io ne voglio citare solamente due, uno più giuridico e uno più pragmatico. Quello giuridico è la misura in cui il PNRR in qualche modo rappresenta un nuovo modo di fare governo, un nuovo modo di fare governo delle risorse economiche nel rapporto fra gli ordinamenti nazionali e l'ordinamento dell'Unione Europea, in questo sistema giuridico multilivello che noi insegniamo ai nostri studenti, e è forte la discussione fra i giuristi se il PNRR e la sua attuazione comporti una più o meno profondo ripensamento delle fonti del diritto, della forma di governo, della forma di Stato, fino anche nella misura in cui l'Unione Europea ha in qualche modo, attraverso il PNRR, poi sentiremo anche attraverso il Next Generation, il PNRR, ha in qualche modo gerarchizzato il rapporto fra Unione Europea e Stati nazionali. Rapporto che in qualche modo, secondo alcuni, l'Italia sfrutta, e consentitemi questi termini a volte anche un po' provocatori, sfrutta con una certa ambiguità nel tentativo di raccogliere il più possibile, come effettivamente è dal Next Generation EU, per poterlo poi utilizzare non sempre proprio in maniera conforme a quello che sarebbe l'obiettivo del Next Generation. L'altro tema, l'altro elemento è un elemento, diciamo, più pragmatico. Sulla base dell'Ufficio parlamentare di bilancio della nostra Repubblica, i dati del 6 dicembre 2023, sembrerebbe che al 26 novembre dei quasi 100 e passa miliardi di euro assegnati già all'Unione Europea e, se non sbaglio, incassati quasi 100 miliardi, risultano spesi solo 28 miliardi di euro, quindi che rappresentano il 14%, più o meno il 15% delle risorse destinate all'Italia. Quindi ci troviamo di fronte a un rallentamento, sembra, o un lento
processo di esecuzione del PNRR, che oltretutto deve scontare la rivisitazione che abbiamo prima considerato, cioè quella della nuova revisione del PNRR, che ha spostato dal 24 al 25 molte spese e le ha concentrate nel 2026, quindi scommettendo sulla capacità dell'Italia di poter e saper spendere tutte queste importanti risorse che la solidarietà dell'Unione Europea e degli Stati membri hanno messo a nostra disposizione nella fase finale. Dico una scommessa perché sappiamo che poi, quando il tempo stringe, è difficile poi sempre riuscire a essere così efficaci ed efficienti. Quindi sono molte, diciamo, le cose da considerare, i temi da affrontare. E per questo, l'ho detto prima, è molto, a mio avviso, è molto utile il nostro webinar. Nel momento in cui guarda ai primi risultati e a quali prospettive ha il Next Generation e il PNRR nel nostro sistema. Quindi veramente adesso, senza rubare altro spazio ai nostri relatori, do la parola al dottor Francesco Rossi Salvemini, che è un funzionario della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che gentilmente ci ha concesso di portare un punto di vista, no? Un punto di vista della Commissione europea, ovviamente nelle parole di Francesco Rossi Salvemini, su come sta andando, su come vede la Commissione europea il rapporto, l'esecuzione del nostro PNRR. Quindi, ancora ringraziandolo, do subito a lui la parola, io mi taccio in maniera che abbia quel quarto d'ora per illustrarci le sue, quarto d'ora, 20 minuti per illustrarci le sue riflessioni. Grazie. Grazie mille professor Torino, sia per l'invito a questo evento che raggiungo con piacere e anche per queste sollecitazioni molto interessanti nell'introduzione. Cercherò di rispondere ad alcuni dei punti che ha menzionato, dando appunto un po' il punto di vista della Commissione. E per presentarmi brevemente, appunto lavoro nella rappresentanza della Commissione europea insieme al team economico della rappresentanza, un po' questo doppio cappello. Da un lato mi occupo di comunicazione in Italia su temi come quelli del PNRR e allo stesso tempo lavoro proprio nell'attuazione del piano come parte della Task Force per la ripresa e la resilienza. Quindi abbiamo delle informazioni, diciamo, di prima mano anche nell'attuazione del piano in senso stretto. Io vorrei cominciare con una brevissima introduzione sul Next Generation EU, sottolineando tre aspetti che lo rendono uno strumento eccezionale anche nel panorama dei fondi europei. Quindi, se possibile, adesso cerco di caricare le slide. Perfetto, ecco, c'è la nostra prima slide. Ed ecco qui, allora forse possiamo cominciare anche dando un po' una distinzione, facendo anche riferimento al titolo del seminario, del webinar. Next Generation EU, l'NGU e il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Che rapporto c'è tra questi due strumenti? Diciamo che il Next Generation EU è il cappello complessivo, è il principale strumento, la principale risposta economica che la Commissione europea e l'Unione europea in generale ha dato alla crisi del Covid-19. Quindi il Next Generation EU è uno strumento molto ampio, che si compone di tanti pezzi, di tante parti, tanti strumenti diversi che hanno in realtà finalità leggermente diverse. Il principale è il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il famoso RRF in inglese, e di cui fanno parte i PNRR, i piani nazionali per la ripresa e la resilienza nazionali di ogni paese membro. Quindi diciamo, si tende poi nel linguaggio ad avere una sovrapposizione di fatto tra Next Generation EU e PNRR. Questo non è così scorretto perché Next Generation EU comprende anche altri strumenti come per esempio il React EU o Fondo per lo Sviluppo Rurale oppure il Fondo per una Transizione Giusta, però rimane anche vero che il PNRR, ovvero il dispositivo per la ripresa e resilienza, è lo strumento principale con una dotazione economica di 750 miliardi, questo a prezzi del 2020. Adesso se, il prezzo corrente stiamo parlando di circa 800 miliardi di euro. Che cosa rende questo strumento particolare ed eccezionale anche nel panorama europeo? Tre elementi che vorrei sottolineare in questa sede molto rapidamente. Il primo è proprio l'ambizione. Quindi la portata finanziaria è una quantità di risorse che non ha precedenti nel panorama europeo, per cui se guardiamo insieme il budget strutturale sui 7 anni dell'Unione Europea, insieme al pacchetto Next Generation EU, stiamo parlando di circa 2.000 miliardi europei, 2.000 miliardi di euro da spendere nell'orizzonte di 6-7 anni. È uno stimolo veramente che non si era mai visto prima in Europa. Un secondo elemento da sottolineare è il modo in cui questi fondi, quelli del Next Generation EU, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, sono finanziati, ovvero
È la prima volta in cui, soprattutto con questa portata, in cui l'Unione Europea, in particolare la Commissione Europea, va sui mercati finanziari ed emette debito direttamente a nome di tutti i cittadini europei. Si è parlato per decenni in Europa dei possibili Eurobond, che rimaneva una meta molto difficile da raggiungere. Nel 2020, 2021, in pochi mesi si è giunti a un accordo per cui l'Unione Europea, la Commissione, emette 700 miliardi di euro a nome dei cittadini europei, facendo una scommessa sul proprio destino comune, quindi anche un forte messaggio di coesione e di solidarietà. Tutti i cittadini prendono a prestito fondi per sostenere le economie dei paesi più colpiti dalla pandemia, quindi un messaggio forte di solidarietà e di fiducia nell'Unione Europea. Terzo elemento fondamentale è il modo in cui questi fondi vengono poi spesi, ovvero il Next Generation EU, in particolare il dispositivo per la ripresa e resilienza, i PNRR nazionali, funzionano sulla logica della performance, ovvero i fondi europei vengono sborsati, vengono trasferiti agli Stati membri, non tanto nel momento in cui vengono spesi, che questa era un po' la logica dei fondi strutturali, dei fondi di coesione, quindi nel momento in cui lo Stato, anzi le regioni, spendono, inviano la ricevuta a Bruxelles e Bruxelles fa il rimborso. Per il PNRR no, i fondi vengono trasmessi quando vengono raggiunti un set di obiettivi che sono concordati ex ante tra Commissione, Consiglio e Stato membro. Quindi non si basa sulla spesa, ma si basa sul raggiungimento degli obiettivi specifici. Questo è l'elemento fondamentale su cui mi soffermerò oggi, quindi andremo a vederlo un po' più in dettaglio, ma è forse un elemento, forse il principale, del rivoluzionario, soprattutto per il nostro paese, che ha portato anche un po' un certo scompiglio, ma anche una rivoluzione positiva nel modo in cui la nostra pubblica amministrazione si sta approcciando al tema. Rapidamente la slide successiva, soltanto per dirvi che ovviamente anche nel modo, il contenuto, il modo in cui questi fondi vengono spesi, gli obiettivi che devono essere perseguiti, il regolamento dell'RRF, dispositivo per la ripresa e resilienza, mette una serie di condizioni e vincoli che sono fondamentalmente tutti improntati ad avere nella spesa una visione di lungo periodo, quindi i fondi devono essere utilizzati in una certa misura molto, diciamo, molto cospicua per la transizione ecologica, quindi per avere una sostenibilità di lungo termine anche in senso ambientale, devono essere spesi per sostenere la transizione digitale, che ci si aspetta che abbia una certa importanza anche per la produttività dell'economia nazionale, devono poi avere una dimensione sociale, una dimensione di equità sia di genere che intergenerazionale che territoriale. Ci sono una serie di condizioni di questo tipo che vengono posti nel modo in cui i fondi PNRR vengono spesi. Poste queste condizioni, però, all'interno di queste condizioni sono i Paesi membri che nel 2021 hanno proposto gli obiettivi, gli investimenti specifici che volevano raggiungere con i loro piani PNRR nazionali, i loro piani nazionali di ripresa e resilienza. Quindi la Commissione e il Consiglio hanno dato un regolamento abbastanza preciso che stabiliva però delle condizioni quadro, dei certi parametri, dovete quantomeno appunto spendere il 37% delle risorse per la transizione ecologica, il 25% per la transizione digitale, dovete garantire la coesione territoriale e l'equità intergenerazionale di genere, però poi in che modo lo fate sono gli stati membri che lo decidono. Quindi questo è un elemento anche importante che dà ownership agli stati nazionali per fare in modo che i piani nazionali di ripresa e resilienza non siano imposti dalla Commissione, ma corrispondano alle priorità e alle preferenze dei singoli stati membri. Ultimo elemento importante che vorrei sottolineare in questa sede di introduzione, che il PNRR include sia investimenti, quindi diciamo dettagli sul modo in cui devono essere spesi i fondi europei, ma anche riforme. E questo è qualcosa di cui non si può certamente sottolineare abbastanza l'importanza, perché una volta che i fondi saranno tutti spesi, sì, resteranno certamente le infrastrutture e gli investimenti realizzati, ma quello che avrà un impatto ancora più a lungo termine è l'effetto delle riforme. E il PNRR italiano, come certamente sappiamo tutti, contiene riforme estremamente importanti come quelle della giustizia, della concorrenza, della pubblica amministrazione e molte altre ancora che mirano a migliorare sia il modo in cui i fondi PNRR stessi vengono spesi, quindi aumentarne l'impatto sull'economia nazionale, ma anche aumentare la produttività e la crescita potenziale del paese a lungo termine, quindi anche questo fa parte di una visione a lungo periodo. Soffermiamoci adesso un momento sulla questione del performance based. Faccio una breve panoramica. Um,
Sembra che questa presentazione manca un elemento, ma non fa niente. Quindi ci soffermiamo su performance based. Dunque, il piano, condivido un momento lo schermo per farvi vedere questo elemento in più. Eccomi. Quindi performance based, di fatto come è fatto il piano italiano? C'è un documento pubblico che si chiama l'allegato alla decisione esecutiva del Consiglio, che è, diciamo, un documento molto, molto esteso, molto grande, però abbastanza chiaro. Quindi si tratta di un documento di 600 pagine, difficile da leggere, però poi nel linguaggio, soprattutto se lo leggete in inglese, è molto chiaro. Qui vi riporto il link, che è fatto in questo modo. Fondamentalmente sono delle tabelle in cui per ogni obiettivo che deve essere raggiunto viene indicato ovviamente il codice della misura, il nome dell'investimento, se si tratta di un target o un milestone, questa è una distinzione tecnica, i target sono più numerici, i milestone sono soprattutto legislativi, e poi soprattutto quello che è la descrizione. Quindi in questo caso, prendendo questo esempio, noi abbiamo un investimento che si chiama investimento 3.2, la digitalizzazione dei parchi nazionali, che prevede che entro la seconda metà, quindi il secondo trimestre 2024, almeno il 70% dei parchi nazionali abbiano sviluppato dei servizi digitali per i visitatori. Questo è un obiettivo specifico. Quindi uno dei 527 obiettivi del piano italiano è questo: entro metà 2024 il 70% dei parchi nazionali deve essere digitalizzato. Quindi entro metà 2024 ci sarà una richiesta di pagamento che include tra gli altri obiettivi questo, e quindi l'Italia, per ottenere quel certo ammontare di miliardi a metà 2024, dovrà dimostrare che questo obiettivo, tra gli altri, è stato raggiunto. Questo è il cuore del performance based. Quindi, al di là di quello che riportano i giornali o delle dichiarazioni che sentite, se volete vedere che cos'è esattamente il PNRR italiano, si può andare a questa tabella e leggere che cosa l'Italia deve fare semestre per semestre. Come si struttura poi questo in pratica? Questo è un grafico molto denso, ma anche molto interessante a mio avviso. Qui riportiamo tutte le richieste di pagamento che l'Italia ha inviato o invierà alla Commissione europea da qui al 2026. Quindi abbiamo sull'asse di sinistra i miliardi, che sono le colonne. La parte rossa riporta i prestiti, la parte blu riporta le sovvenzioni, perché ovviamente anche questa è una distinzione importante. Il PNRR include prestiti e sovvenzioni. Quindi le colonne sono per ogni richiesta di pagamento, l'ammontare in miliardi, prestiti e sovvenzioni. Sull'asse di destra invece avete il numero di obiettivi che devono essere raggiunti per quella stessa richiesta di pagamento. Quindi avete in rombo verde gli investimenti e in triangolo giallo le riforme. Quindi già fondamentalmente da questo grafico vedete più o meno in forma stilizzata qual è il profilo del piano italiano. Quindi, ad esempio, adesso l'Italia ha appena inviato ed anzi ha ottenuto la valutazione positiva della quarta richiesta di pagamento. Questa quarta richiesta di pagamento è un ammontare di circa 18 miliardi di euro, per la quale l'Italia ha dovuto raggiungere circa 18 obiettivi per gli investimenti e una decina di obiettivi per le riforme. Che cosa potete notare qua da questo grafico? Innanzitutto si vede che le riforme nel piano italiano sono soprattutto nei primi anni. E corrispondentemente, questa è stata una scelta precisa fatta dalle istituzioni europee in collaborazione con il governo italiano, gli ammontari, gli esborsi, diciamo, per le sovvenzioni sono particolarmente alti anche in questi primi anni. Quindi si è deciso di legare il pagamento delle sovvenzioni al raggiungimento delle riforme. Poi, ovviamente, un altro elemento fondamentale è che nell'ultima richiesta di pagamento, quella del 2026, c'è un altissimo numero di obiettivi che devono essere raggiunti, sia per le riforme, ma ancora di più per gli investimenti. Quindi, dal punto di vista della Commissione europea, quello che si guarda non è tanto la spesa dei fondi. Per esempio, il professor Torino faceva riferimento al rapporto dell'UPB sul fatto che soltanto un ammontare limitato di risorse finora sono state spese. La Commissione europea non guarda ai fondi spesi, ma guarda al raggiungimento degli obiettivi. Quello che succederà probabilmente di fatto è che l'Italia avrà ricevuto la maggior parte dei fondi nella prima parte del piano, in cui c'erano un grande numero di obiettivi legati alle riforme che non hanno costi, erano costi forse politici, ma un grande lavoro di attuazione anche legislativo, ma non costi economici. Quindi l'Italia riceve parecchi fondi quando ha poca spesa, e viceversa,
quando spenderà di più, ovvero man mano che questi investimenti, gli obiettivi degli investimenti vengono realizzati, soprattutto nel 25 ma anche nel 26, qui si concentrerà la spesa nazionale, mentre invece a quel punto gli esborsi che riceve dalla Commissione sono relativamente più bassi. Quindi per guardare il successo del piano dal punto di vista della Commissione non è tanto il profilo della spesa, ma il raggiungimento degli obiettivi. E come sta facendo finora? Qual è il risultato dell'Italia finora per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi? Adesso forse posso anche smettere con lo sharing dello screen. È molto buono. Quindi, per rispondere brevemente alla domanda posta, dal punto di vista della Commissione, l'Italia è a buon punto, estremamente a buon punto, nel raggiungimento degli obiettivi europei. Questo perché, qua se vedete, questa è una panoramica di tutti gli Stati membri, fondamentalmente l'Italia è l'unico paese al momento che ha inviato 4 richieste di pagamento. E di queste 4 richieste di pagamento, diciamo, 3 ha già incassato i fondi, appunto la famosa terza rata che è arrivata il 9 ottobre scorso, e di 4 ha già incassato anche l'opinione positiva della Commissione, tra l'altro 2 settimane fa, il 28 novembre. Quindi, nonostante tutto quello che sentiamo, le polemiche sui ritardi, ovviamente la Commissione europea non fa neanche lo struzzo, ovviamente, non nascondiamo la testa nella sabbia. Ovviamente se alcuni obiettivi devono essere raggiunti soltanto nel 2026, per completare gli investimenti nel 2026, il progresso deve essere visibile già adesso, quindi si guarda anche quello. Però non dimentichiamo che molti dei ritardi di cui si è parlato negli ultimi mesi in realtà sono legati non tanto a un ritardo rispetto all'obiettivo possibile al 2026, ma un ritardo rispetto ai pronostici iniziali fatti a livello tecnico dall'Italia sui vari componenti. Quindi, è forse in generale il nostro punto di vista su questi ritardi è stato che le cose forse stanno andando, sono andate più lentamente di quanto ci aspettava inizialmente, ma questo non vuol dire che mantenendo gli sforzi a un livello sufficientemente alto, non si possa arrivare a raggiungere gli obiettivi nel 2026 così come sono prefissati. Quindi l'Italia al momento è, dal punto di vista della Commissione europea, il paese più avanzato, perché è l'unico che ha inviato la sua quarta richiesta di pagamento. Per tornare rapidamente all'altra slide, in questo panorama siamo già quasi a metà strada. Abbiamo inviato 4 richieste di pagamento e ricevuto l'approvazione della quarta richiesta. Per farvi un'ulteriore breve panoramica, ovviamente la questione della revisione del piano, che anche il professor Torino ha menzionato rapidamente, anche questo è stato, un buon risultato. Nel senso che l'Italia ha inviato la sua proposta di revisione il 7 agosto, che comprendeva anche il capitolo aggiuntivo Repower EU. La Commissione ha dato la sua valutazione positiva il 24 novembre e si è raggiunto, l'approvazione finale del Consiglio anche lo scorso 8 dicembre. La revisione del piano, in che cosa? È una possibilità prevista dal regolamento dell'RF soltanto in circostanze specifiche, quindi non si può modificare il piano a piacimento, anche in funzione dei cambiamenti di priorità politiche. Può essere modificato in caso di circostanze oggettive. E la Commissione ha riscontrato che nella proposta italiana effettivamente molte delle proposte, forse non tutte le proposte di modifica, erano sostenute da circostanze oggettive che corrispondevano anche a dati di fatto e potevano essere provate sulla base di argomenti fattuali. Quindi si è provveduto a rivedere il piano, alcuni fondi sono stati spostati da una misura all'altra e soprattutto ha preso corpo un nuovo capitolo finalizzato a rafforzare ulteriormente le misure per la transizione ecologica. Questo capitolo si chiama Repower EU, che si compone per 2 miliardi e 8 di nuovi fondi, quelli proprio che fanno parte dell'allocazione di Repower EU, e per circa 11 miliardi e 200 milioni di fondi spostati da altre misure. Quindi siamo in un momento particolare proprio perché l'Italia è a buon punto nell'attuazione generale del piano, ha 4 richieste di pagamento inviate, 4 approvate, 3 già incassate, ma ha anche chiuso, questo processo di revisione e espansione del piano, anche grazie al capitolo Repower EU, per cui dall'anno prossimo,
dal punto di vista della Commissione, ma anche del Governo nazionale, c'è un nuovo inizio. Abbiamo tra le mani un nuovo piano che continua a rispondere alle raccomandazioni del Consiglio, che ha, diciamo, dedica ancora più risorse alla transizione digitale e a quella ecologica. Abbiamo un nuovo piano in cui gli investimenti più problematici, che rischiavano di non essere completati, sono stati rimossi o modificati, e adesso ci si può focalizzare sull'attuazione, senza perdere di vista l'obiettivo di chiudere tutto entro il 2026. Quindi il messaggio che vorrei trasmettervi per il resto della discussione è un messaggio estremamente positivo. L'Italia è a buon punto, la revisione è chiusa insieme a quella di altri stati membri, abbiamo tra le mani un nuovo piano che è ancora più ambizioso, forse ancora più realistico. L'unica cosa su cui dobbiamo concentrarci nei prossimi 3 anni è su un'attuazione indefessa e molto seria. Su questo chiuderei il mio intervento e vi auguro, diciamo, buon lavoro per il resto del seminario. Se ci sono domande a cui posso rispondere subito, lo faccio con piacere. Grazie. Grazie, grazie dottore per questa sua lucida illustrazione dello stato di avanzamento del nostro PNRR. Non vedo domande dal nostro pubblico per il momento, però una domanda ce l'ho io. Mi sembra che nella revisione del nostro PNRR sia stata eliminata fra alcune misure circa 6 miliardi per la valorizzazione del territorio e l'efficienza dei comuni. Non so se ha presente questa modifica. E mi sembra una scelta discutibile in una fase in cui la valorizzazione del territorio rispetto ai problemi di dissesto idrogeologico e di climate change richiederebbe una maggiore attenzione. Forse l'ho letta io un po' troppo velocemente o troppo superficialmente. Non so se lei ci vuol dare qualche notizia in più su questo. Allora, premetto che non sono esperto di questa misura specifica, però gli elementi che posso dare sono questi, diciamo. Innanzitutto la revisione parte da una proposta italiana, quindi non è la Commissione che va misura per misura a vedere lo stato dell'arte, ma si riceve una proposta dallo Stato membro che è sostenuta da, diciamo, da argomentazioni oggettive, fattuali e anche da evidenze di diverso tipo, e la Commissione valuta su quella base. Seconda considerazione, il piano rivisto con il capitolo Repower EU a livello aggregato in realtà dedica molte più risorse di prima alla transizione energetica e alla sostenibilità ecologica in generale. Per quanto riguarda quella misura in particolare, se ricordo bene, il problema era che si trattava di interventi molto piccoli, quindi molto disaggregati a livello di comune, quindi veramente non soltanto attuati dai comuni, che è una cosa tendenzialmente buona, però veramente interventi, micro interventi che andavano veramente a montare molto piccoli, e il problema è che era difficile garantire rispetto delle condizioni DNSH del regolamento RRF. Il DNSH è un requisito che dice che, appunto, non soltanto il 37% delle risorse vanno spese per la transizione energetica, ma non si può spendere nulla che vada in direzione opposta. Quindi i fondi europei non possono finanziare nulla che in realtà abbia direttamente o indirettamente un sostegno ai combustibili fossili. E per quella misura in particolare, essendo così disaggregata e dispersa, era difficile per il governo italiano garantire quel requisito. Se non ricordo male, questo è stato il motivo che ha portato a finanziarla con fonti nazionali e toglierla dal piano. Quindi, diciamo, indirettamente in realtà era per aumentare il rispetto del sostegno alla transizione energetica, anche se il nome della misura sembra indicare diversamente. Microfono. Professore, credo che ci microfono, sia. Microfono, per favore, Raffaele. Sì, scusate, non avevo attivato il microfono. Volevo intanto ringraziare il dottor Salvemini perché adesso mi è molto più chiaro quel cambiamento nel nostro PNR revisionato. Lo ringrazio e ovviamente si può allontanare quando vuole perché so che ha degli impegni istituzionali che la chiamano evidentemente. Grazie. E saluto anche il nostro nuovo, l'ultimo ospite che aspettavamo, che è Roberto Sommella, che ci ha raggiunto nel frattempo. Ecco, lo vedo lì di Milano. Buonasera. Ciao Roberto. Ciao, passiamo subito al nostro secondo relatore, l'ingegner Mauro Cappello, che
che noi abbiamo semplicemente indicato come esperto in fondi europei. In realtà lui è molto di più, oltre ad essere esperto in fondi europei, perché è anche un docente in diversi atenei, è un esperto di fondi strutturali, infatti ha da ultimo pubblicato in doppia lingua, sia in italiano che in inglese, una guida sui nuovi fondi strutturali 2021-2027, che abbiamo anche presentato in uno dei nostri episodi di Europa in Libri, nel nostro Europe Direct. Che quindi ringrazio ancora una volta di essere qui con noi. A lui abbiamo chiesto di spiegarci qual è questo rapporto fra PNRR e fondi strutturali, perché va chiarito, in quanto i fondi strutturali esistevano da ben prima del PNRR e presumibilmente esisteranno sicuramente anche dopo, e quindi c'è una relazione fra i due, e lascio quindi a Mauro per la sua intervento, relazione. Subito la parola, mi taccio e ti ascolto volentieri, Mauro. Grazie. Grazie Raffaele dell'invito, saluto tutti i relatori. Vorrei rispondere subito alla tua domanda e poi però concentrarmi facendo, se sei d'accordo, anche una ricognizione della situazione attuale di tutti i fondi europei di cui l'Italia sta beneficiando. E poi fare anche, scusate, sono reduce da un'influenza, una serie di considerazioni generali, sia diciamo su ciò che sta accadendo, sia su ciò che potrebbe essere fatto per migliorare la situazione. E diciamo che la risposta alla domanda che tu mi hai fatto è già un pochino, o meglio, traggo la risposta già dall'intervento precedente del dottor Salvemini della Commissione europea, dove fondamentalmente lui ci ha spiegato che il Next Generation EU è fondamentalmente uno strumento finanziario che nasce, come sappiamo tutti quanti, a seguito delle conseguenze, disastrose conseguenze economiche che la pandemia da Covid-19 ha generato in tutto il pianeta, in Europa in particolare. E quindi è uno strumento aggiuntivo. Ne sia conferma il fatto che, se andiamo a vedere le rubriche di spesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano, sia nella versione precedente, diciamo Draghi, sia nella versione attuale fondamentalmente, cioè la versione Meloni, vediamo che c'è un sostanziale parallelismo fra le rubriche di spesa dei due strumenti finanziari. Poi è chiaro che gli strumenti finanziari hanno comportamenti diversi. Io dico sempre: c'è strumento finanziario e strumento finanziario. Sempre soldi sono alla fine, però non sempre i soldi possono essere utilizzati per ogni genere di investimento. E qui mi riallaccio per esempio alla revisione del PNRR, che è stata fatta, secondo me, era sacrosanta. Io l'ho scritto anche su giornali a livello nazionale, anche ne ho parlato nei mass media, in TV varie volte. C'era un piano che era ormai superato da una serie di situazioni, innanzitutto i bonus edilizi che avevano fatto esplodere i costi dei materiali, creando anche una difficoltà di approvvigionamento dei materiali stessi. C'era un discorso derivante dalla guerra in Ucraina che è scoppiata e che ha determinato conseguenze sui costi dell'energia, ma poi soprattutto c'era, a mio avviso, una scelta sbagliata degli investimenti, laddove sono stati inseriti dei grossi investimenti di natura infrastrutturale. Noi sappiamo che il PNRR deve essere speso tutto entro il 2026, mentre le infrastrutture, come noto in Italia, hanno tempi di realizzazione decisamente più lunghi. Pertanto non era forse lo strumento più idoneo da utilizzare per questo tipo di investimento. Io, se posso, vorrei condividere delle diapositive che ho preparato e che sono. Provo a condividerle qui sullo schermo, solo un attimo. Nel frattempo dirò che la presentazione che faccio ha diciamo, ha una finalità di tipo ricognitivo che in qualche modo
ci aiuterà a vedere non solo la situazione com'è in questo momento, ma anche, diciamo così, come in qualche modo, o almeno noi proponiamo come vedere, come in qualche modo superare questo tipo di criticità. Allora, condividi schermo, scusate, sono... Quindi... Allora, ecco qui le diapositive, condividi schermo... Spero che riusciate a vederle. Ti confermo. Ok, perfetto. Allora, però vorrei andare avanti. Io vado avanti, ma ditemi voi se riuscite a vedere il cambiamento delle diapositive. Sì, 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 sì. Puoi magnifico. Anche mettere tutto schermo se vuoi. Ok. Ok, allora facciamo presentazione a tutto schermo. Va bene? Perfetto. Ok. Allora, i fondi europei, dove siamo? In questo momento noi stiamo vivendo tre periodi di programmazione. Il periodo di programmazione 2014-2020, come vedete, il piano nazionale di ripresa e resilienza, e siamo già nel pieno del periodo di programmazione 2021-2027. E allora forse è il caso di fare un pochino una fotografia di questa spesa, come sta andando. Parliamo per esempio del fondi strutturali europei 2014-2020. Quella che vedete proiettata sui vostri schermi è la tabella che io tratto dall'ultimo bollettino di monitoraggio disponibile del MEF, Ministero Economia e Finanze. È un bollettino di monitoraggio e politiche di coesione ed è l'ultimo al 31 agosto 2023. Ora uscirà quello di la versione di dicembre, che sarà poi peraltro anche l'ultima, perché con il 31 dicembre si chiude il periodo di realizzazione della spesa, cioè dei pagamenti, ma poi fino a giugno si ha la possibilità di rendicontare, cioè di presentare la spesa realizzata. Bene, che cosa ci dice e perché questa tabella e perché io l'ho scelta? Io l'ho scelta perché voglio mettere in luce il fatto che l'avanzamento della spesa a appena 4 mesi dalla fine del periodo di programmazione presenta un andamento del 65,47%. Ora, se noi leggiamo questa tabella, vediamo che nella la terz'ultima riga i fondi React-EU hanno un andamento della spesa molto bassa. Questo è normale, diciamo abbastanza normale per il fatto che sono i fondi che derivano dal PNRR, l'ha citato prima anche il dottor Salvemini, essendo quindi stati erogati solamente di recente all'Italia, sono quelli che dal punto di vista fisiologico presentano una spesa più bassa. Io ho provato a fare un'analisi e ho enucleato diciamo quello che sarebbe stata la prestazione del React-EU di IOG, cioè Iniziativa Occupazione Giovani, e dei programmi di cooperazione territoriale europea. Cioè mi sono concentrato soltanto sui fondi strutturali, che ripeto sono fondi, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e Fondo Sociale Europeo. La percentuale sarebbe stata intorno al 75%. Se noi analizziamo questo dato alla luce del fatto che mancano appena 120 giorni, sto focalizzando al 31 agosto, alla fine del periodo, si tratta di una percentuale che seppur possa sembrare alta, in realtà non lo è, avrebbe dovuto essere più alta. E perché questo? Perché che cosa accade con i fondi strutturali? Questo accade da sempre, i fenomeni che io vi sto raccontando sono fenomeni che abbiamo sempre osservato e che la stampa ci ha sempre raccontato. Però il problema è che all'ultimo anno, in particolare negli ultimi mesi, e in particolare ancora nell'ultimo mese dell'anno, quindi dicembre, si assiste ad una corsa alla rendicontazione delle spese. E che cosa accade? Beh, accade quello che i filosofi chiamano l'eterogenesi dei fini, cioè quando l'obiettivo diventa strumento e lo strumento diventa obiettivo. Nella politica di coesione l'obiettivo è la coesione,
e lo strumento sono i fondi strutturali europei. Ma noi vediamo che quando arriviamo alla fine del periodo di programmazione, l'obiettivo diventa la spesa e la coesione diventa uno strumento. Questo che cosa determina? Determina chiaramente grosse lacune sulla qualità della spesa. Una spesa che non sempre poi, seppur formalmente, soddisfi i criteri di ammissibilità e di eleggibilità definiti dalla Commissione europea, non sempre però raggiunge quegli obiettivi di crescita economica che noi vorremmo. E questo lo vediamo perché storicamente in Italia le famose regioni prima obiettivo 1, poi ritardo di sviluppo e poi meno sviluppate sono sempre state quelle, e nessuna, se non qualche rara eccezione, si è mai riscattata da quello status. È un po' come dire che questi fondi in Italia sembrano non aver prodotto il risultato che dovevano produrre. Quindi problemi nella qualità della spesa, differenziazione tra nord e sud. Un'altra cosa interessante che a me piace sempre sottolineare, sottolineo, ma è una cosa nella quale chiaramente mi crea una profonda tristezza, il fatto che le regioni del centro-nord hanno sempre una prestazione migliore in termini di performance di spesa rispetto alle regioni del sud. Eppure l'obiettivo della politica di coesione è quello, lo possiamo leggere nel trattato di Maastricht all'articolo 3.3, quello di lenire le differenze, quindi di ridurre le differenze sociali ed economiche fra i vari territori dell'Unione Europea. Invece quando questi fondi hanno una prestazione differenziata così marcata tra nord e sud, si determina esattamente il contrario a quello che è l'obiettivo, ancora una volta l'obiettivo dei fondi, cioè invece che avvicinare i territori in termini di livelli di condizione socio-economica, questi territori tendono ad allontanarsi ancora di più. E allora andiamo a vedere che cosa richiede, che cosa è previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Beh, noi lo ha spiegato, devo dire, molto bene, anche in maniera molto chiara, il dottor Salvemini. Abbiamo uno strumento che, a differenza dei fondi strutturali, non è un fondo ma è una facility, cioè una linea di credito, cioè prevede, e lui l'ha spiegato, l'ha detto, prevede la realizzazione di una serie di riforme sulla base della quale vengono erogate le tratte di finanziamento, cosa che invece non accade sui fondi europei. Sui fondi strutturali europei c'è un prefinanziamento dell'1% che viene erogato, si attiva la spesa e poi sulla base della spesa che viene rendicontata agli uffici di Bruxelles verifica e poi, se è ritenuta tutta ammissibile, rimborsa i pagamenti. Ed è questo anche un punto sul quale io ritornerò alla fine del mio intervento, che ritengo critico per la realizzazione della politica di coesione. Ed infine abbiamo i fondi europei 2021-2027, questo è sempre il bollettino monitoraggio, questo è 2021-2027 al 31 agosto 2023, e come vedete qui non abbiamo ancora non appare ancora la spesa, eppure pensate che siamo già 2021-2022-2023, quindi che siamo a un terzo del periodo programmazione e ancora non è stata prodotta spesa. Devo dire, questa è una situazione diffusa un pochino in tutta Europa, derivante anche dal fatto che l'Italia, come gli altri paesi, si sono tutti quanti concentrati sulla realizzazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza di ognuno, che ognuno ha. Quindi questo è. Però che questa tabella e il fatto che non appaia ancora una spesa deve costituire per noi un alert, perché noi avremo sicuramente a che fare con delle criticità di realizzazione di spesa, ingenti volumi di spesa, come vedete, stiamo parlando di 75 miliardi di euro da realizzare fondamentalmente nella metà del periodo convenzionalmente stabilito, e quindi richiederà una prestazione, una performance molto molto impegnativa per l'Italia, ma come ripeto anche per gli altri stati membri. Sotto questo punto di vista, devo dire, può aiutare la riforma della politica di coesione, ma anche della stessa governance che è stata attuata da questo governo,
ma sono necessari, dal mio punto di vista, per diciamo migliorare la performance di questi fondi, anche ulteriori modifiche che devono essere fatte dalla Commissione europea. Allora, chiunque di noi abbia parlato con un assessore o con un sindaco, o se vogliamo anche con un dirigente regionale, di queste problematiche, ha ricevuto la lamentela del fatto che queste risorse devono essere completamente anticipate dalle amministrazioni locali. Molto spesso queste amministrazioni locali non hanno la possibilità di anticipare questi fondi, perché il circuito finanziario prevede un'erogazione dell'1%. In questo momento l'Unione Europea ha erogato all'Italia, sulla base del periodo 2021-2027, appena 606 milioni di euro, sulla base dei quali un'intera nazione dovrebbe impostare un programma da 75 e passa miliardi di euro. Si tratta chiaramente di un prefinanziamento che avviene ogni anno molto molto basso e che a un certo momento determina anche, secondo me, la buona o cattiva performance di questi programmi. E quindi, secondo me, cosa che, di cui io ho già parlato anche sulla stampa, ho parlato anche con alcuni rappresentanti della Commissione europea, sarebbe opportuno che la Commissione europea aumentasse il prefinanziamento, magari compensando questo aumento anche con un aumento del controllo di internal auditing. Va benissimo, non c'è problema, però deve essere dato maggiore respiro. E l'ultima considerazione, non so se ho esaurito il mio tempo, Raffaele, riguarda, perché sembra scollegato ma in realtà inciderà, il patto di stabilità e crescita. Il patto di stabilità e crescita è un qualcosa che, se ritorna con le caratteristiche che conoscevamo, determinerà un'ulteriore difficoltà di spesa, perché ridurrà il volume delle risorse disponibili per la spesa. Ecco perché ritengo che anche qui sia giusto che la Commissione europea, l'Unione europea, in qualche modo estrapoli gli investimenti, e soprattutto gli investimenti fatti con i fondi che essa stessa dà, dal computo del patto. Perché se poi diamo queste risorse ma non mettiamo i paesi nella condizione di poter spendere, questa politica di coesione rischia di nascere strozzata e quindi di non avere una buona resa successivamente. Io avevo intenzione di dire queste cose, credo di essere riuscito a dirle tutte, mi taccio perché sono molto ansioso e anche ho una grande voglia di ascoltare i colleghi relatori. Grazie Mauro. Se hai domande, sono a disposizione. No, poiché voi rimarrete fino in fondo, le domande le riserviamo alla fine. Bene. Il dottor Salvemini andava via subito e quindi mi sono tolto subito la curiosità. Ti ringrazio perché inquadrare complessivamente, rispetto ai fondi strutturali, rispetto alla riforma del patto di stabilità, anche il PNRR, è stato sicuramente illuminante, perlomeno per me, e sono sicuro che farà riflettere anche gli altri relatori. Ti ringrazio veramente. Adesso quindi passiamo subito, per mantenere questo ritmo serrato che ci siamo dati, all'amico e collega Stefano da Empoli, che è un grande esperto di transizione digitale e che ha recentemente anche pubblicato anche lui un bel testo, questa volta sull'economia di ChatGPT, e quindi chi meglio di lui ci può raccontare, dall'alto anche dell'osservatorio di ICOM, qual è e come sta andando, qual è il rapporto fra PNRR e transizione digitale di cui tutti parlano, e a che punto siamo e che cosa c'è da migliorare, evidentemente. Stefano, a te la parola per un quarto d'ora, 20 minuti. Grazie. Grazie a te, Raffaele. Sicuramente parlerò appunto della parte, insomma, legata alla transizione digitale. E non sono un esperto di fondi europei, quindi spero di non dire cose troppo inesatte, però volevo dare una panoramica, chiaramente concentrandomi su alcuni temi in particolare che mi paiono, insomma, di particolare interesse, di particolare rilievo,
insomma, legati appunto alla transizione digitale. Vorrei mostrarvi le slide, adesso non ho capito, perché le vedo qua, ma non... Ah, ok, perfetto, ottimo, grazie mille. E appunto, insomma, volevo intanto, collegandomi anche a quello che si diceva inizialmente, in particolare nell'intervento di Francesco Rossi Salvemini, appunto vedere un pochino come l'aggiornamento del PNRR, la revisione del PNRR si declina, insomma, in particolare nel digitale, e poi appunto andare a vedere, insomma, tre aree che a mio avviso sono di particolare interesse, che sono la connettività, appunto si parlava di infrastrutture, adesso per fortuna, diciamo, quelle digitali hanno tutta una serie di criticità, ma probabilmente sono un po' più semplici da costruire rispetto a linee ferroviarie piuttosto che a ponti, diciamo, sullo stretto di Messina, però diciamo hanno anche loro, ai noi, insomma, alcune criticità, poi insomma se volete ne ricordiamo insomma alcune, e poi il tema della digitalizzazione della PA e delle imprese, e infine che è cruciale evidentemente, insomma, con il mio istituto ci occupiamo molto di competitività, e questi quindi sono due aspetti assolutamente cruciali, e poi infine, ma non ultimo, anzi probabilmente il tema più importante di tutti, il tema delle competenze digitali. Però insomma, andando a vedere rapidamente così un po' di numeri, questa appunto è la modifica del budget per le diverse missioni. Vedete qua la missione 7, che ovviamente non esisteva nel piano approvato, insomma, inizialmente, e che di fatto corrisponde, insomma, all'integrazione con Repower EU, di cui appunto si parlava prima, e che quindi, insomma, va a aggiungersi al resto. La missione 1, lo ricordo, insomma, la missione che si occupa in maniera, insomma, più diretta della transizione digitale, che però entra anche, adesso lo vedremo tra un attimo, anche pro quota nelle altre missioni. E quindi qui lo vediamo, insomma, in particolare, insomma, vedete il 65% della missione 1, diciamo, non sorprendentemente, quindi una larga maggioranza è dedicato al digitale, ma anche nelle altre missioni, insomma, abbiamo una quota che può raggiungere valori piuttosto elevati, come la missione 6, che è la missione, lo ricordiamo, legata alla salute, e lì, insomma, ci sono dei progetti importanti, in particolare, insomma, quelli legati alla telemedicina, che evidentemente vanno in totale overlapping con anche gli obiettivi della transizione digitale, ma contributi importanti vengono anche dalle altre missioni, in particolare la 4, istruzione e ricerca. In questo riequilibrio, insomma, lo diceva prima inizialmente Rossi Salvemini, in cui, insomma, dicendo appunto che sono rafforzate entrambi le transizioni in termini di risorse investite, questo naturalmente ha riguardato soprattutto la transizione ecologica, aggiungo io, anche perché appunto Repower EU ovviamente è legato espressamente alla transizione ecologica, ma in effetti confermo, c'è stato, insomma, anche un incremento delle risorse per la transizione digitale, ottenuto appunto attraverso un riequilibrio complessivo, in particolare un rafforzamento proprio per la missione 6, cioè quella dedicata alla salute. Queste sono, sì, scusate, non so perché sono, mi do io in prima battuta, no, aiuto, e, no, no, ok, perfetto, e fondamentalmente, insomma, questi sono alcuni degli interventi che sono stati fatti. Vedete qua appunto alcune misure sono state modificate perché solo parzialmente
realizzabili o a causa dell'inflazione o a causa delle dei cambiamenti di condizioni di mercato, se ne parlava appunto nella relazione anche dell'ingegner Cappello, e alcune misure però, due riforme, due investimenti sono stati aggiunti alla missione 1, che è appunto quella che più strettamente si occupa di transizione digitale. Tra le altre, ecco, a parte diciamo il coordinamento, il più stretto coordinamento con le politiche di coesione, di cui appunto si parlava anche nella relazione precedente, mi piace ricordare la razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese, che ovviamente anche qui è di particolare impatto appunto per la competitività, e che si lega insomma anche alla transizione, come ormai insomma viene definita, 5.0, che tra l'altro vede in effetti la convergenza delle due transizioni, insomma, cosiddette gemelle, ecologica e digitale. Andando avanti, qui appunto vediamo lo stato di avanzamento con il raggiungimento del 26% delle tappe degli obiettivi, e quindi rimane diciamo ovviamente ancora una parte importante da raggiungere. Insomma, abbiamo visto appunto lo spaccato anche il trend temporale nella relazione di Rossi Salvemini. Chiaramente insomma ancora manca parecchio tempo insomma per arrivare alla finalizzazione del piano, ma insomma la situazione non è enormemente preoccupante. Certo, occorre lavorare sodo insomma sull'attuazione, ma tutto sommato insomma non siamo disallineati, anzi nella transizione digitale insomma mi pare non ci siano insomma per ora criticità particolarmente rilevanti. Questo non vuol dire naturalmente che si debba insomma sottovalutare le varie tappe, insomma, i vari obiettivi ancora da raggiungere, tutt'altro. Andando avanti e passando appunto, come dicevo, alle infrastrutture digitali, adesso qua purtroppo non vedo le mappe, si sono cancellate, ma sostanzialmente appunto abbiamo una situazione diciamo abbastanza buona per connettività, insomma, vedete i valori medi nazionali comunque fino a 30 megabit al secondo, stiamo parlando di rete fissa, molto più critica diciamo la situazione per velocità di connessione più elevate. Ricordiamoci che l'obiettivo insomma anche a livello europeo sarebbe quello di arrivare il più possibile a un giga, a toccare un giga in termini di velocità. Naturalmente siamo nel 2021, che siamo dati del 2021, insomma ancora lontani da quell'obiettivo. Poi c'erano le proiezioni al 2026. Questo è invece la situazione sul mobile, anche qui insomma, sul 5G nel 2021 eravamo ancora abbastanza agli inizi, poi naturalmente la situazione è migliorata. Questi del 2021 sono i censimenti che aveva fatto a suo tempo Infratel, e quindi insomma, per questo riportiamo i dati, insomma, sono gli ultimi censimenti disponibili, sui quali poi sono stati impostati insomma anche i piani. Vedete qua i bandi del piano Italia 5G, come si distribuiscono insomma anche tra le diverse regioni. Sono stati insomma in particolare due bandi, qua invece vediamo appunto la suddivisione tra le varie azioni, insomma i vari piani, per la precisione della connettività. Abbiamo insomma Italia 1 giga, che riguarda appunto la rete fissa in fibra da costruire. Ovviamente qui si sta parlando, questi interventi sono interventi
che riguardano in particolare aree o a fallimento di mercato, quindi non le cosiddette aree nere, che sono quelle dove, diciamo, gli attori di mercato, insomma, fanno gli investimenti, non ci sono appunto situazioni di fallimento di mercato. Qui stiamo parlando invece di aree tendenzialmente o grigie o nere. Sulle nere c'erano già stato, insomma, dei finanziamenti in precedenza, e quindi c'è un piano indipendente che, insomma, sia pure in ritardo, sta andando a conclusione, al quale si sono aggiunte, diciamo, ulteriori risorse, insomma, grazie al PNRR. E quindi, ad esempio, gli interventi, questo per quanto riguarda il fisso, insomma, quindi al quale si riferisce Italia a un giga, quindi in particolare in questo caso appunto aree grigie. Per quanto riguarda il mobile, vedete, insomma, ci sono due sottopiani, insomma, di Italia 5G, densificazione e backhauling. Backhauling è fondamentalmente la trasformazione dei siti esistenti in fibra, la rilegatura, come si dice con gergo tecnico, con linguaggio tecnico, dei siti, delle stazioni base con fibra ottica, mentre la densificazione riguarda proprio invece nuovi siti da coprire, che fondamentalmente corrispondono ad aree non coperte, appunto, vedete anche le risorse che sono state appostate. Poi ci sono scuole connesse, sanità connessa, isole minori, e vediamo come in effetti ci sia, qua nel grafico a destra, uno stato di avanzamento diverso, in effetti, soprattutto per quanto riguarda il piano Italia 1 giga, ma anche il 5G densificazione, ci sono sicuramente ritardi, ci sono stati, insomma, sono registrati, insomma, ritardi abbastanza cospicui, dovuti, diciamo, a varie ragioni. Certamente una di queste ragioni deriva proprio da ostacoli di carattere burocratico. Nel caso del 5G corrispondono anche a limiti elettromagnetici molto bassi, come dire, divieti vari o comunque ostruzionismi vari da parte di molti comuni, per fortuna non tutti, ma insomma di molti comuni, mentre sulla rete fissa gli ostacoli principali sono appunto nello scavo dei cantieri, e diciamo un altro problema ulteriore che almeno nella prima fase, insomma, hanno avuto gli operatori, insomma, era anche quello del reperimento di manodopera qualificata, e quello appunto delle competenze è un trade union, purtroppo, molte cose, insomma, legate al PNRR, in particolare appunto ovviamente vedo le competenze digitali sia di base che specializzate. Un po' meglio appunto va sicuramente, insomma, per quanto riguarda le scuole connesse, la sanità connessa, ma anche Italia 5G backhauling, sommando i lavori ultimati con quelli appunto che sono in corso, insomma, che vedete appunto percentuali connessi, vuol dire che sono stati già ultimati, anzi, diciamo, sono già operative quelle porzioni di rete. In lavorazione vuol dire che, insomma, ci sono i lavori in corso, che però significa che appunto sono stati superati gli ostacoli di cui parlavo in precedenza, e poi, come dicevo, per fortuna, diciamo, non si tratta di costruire nel ponte di Messina né una linea ferroviaria ad alta velocità, e i tempi, insomma, sono, una volta che partono i cantieri, sono più spediti.
passando alla digitalizzazione della PA delle imprese, qui appunto vediamo insomma alcuni dati di partenza che si riferiscono al 2022, questi sono dati di fonte europea, insomma, dati DESI, che purtroppo vedono l'Italia sia nei servizi pubblici riservati ai cittadini, sia nei servizi pubblici riservati alle imprese, servizi pubblici ovviamente digitali, indietro nella seconda metà, diciamo, della classifica. E quindi, diciamo, evidenziano evidentemente una situazione di difficoltà iniziale al quale speriamo, ci auguriamo, insomma, che il PNRR possa porre rimedio. PNRR che destina comunque risorse piuttosto elevate, appunto anche alla digitalizzazione della PA, quindi insomma, speriamo possa essere un'occasione colta. E qui vedete quali sono insomma, i principali ostacoli al processo di digitalizzazione, secondo insomma, le stesse istituzioni pubbliche. La mancanza di adeguata formazione, no? Non a caso appunto si parlava di competenze, che credo insomma sia un tema assolutamente centrale, viene citato al primo posto, a parità di carenza di staff qualificato in materia ICT. Insomma, anche qui sappiamo, diciamo, che il PNRR ha introdotto alcune anche diciamo, l'acquisizione insomma, di competenze, però diciamo, da quello che vediamo, specie rispetto agli enti territoriali, in particolare ai comuni, le criticità rimangono e sono insomma, particolarmente elevate. Non sono molto migliori insomma, i dati, abbiamo visto prima il lato pubblico rivolto sia verso i cittadini che verso le imprese, qua vediamo invece le competenze e l'uso diciamo, del digitale da parte delle imprese, che in Italia insomma, è più basso che altrove. Insomma, vedete insomma, le porzioni di questi istogrammi, giallo e sotto ancora celeste, insomma, indicano livelli di competenze alte, rispettivamente alte e molto alte, e per l'Italia insomma, sono i valori più bassi rispetto alla media europea, insomma, che vediamo insomma, qui più o meno in centro. Ci superano insomma, tra l'altro diversi paesi insomma, anche dell'Europa meridionale, insomma, Portogallo, Cipro, Malta e anche la Spagna leggermente, seppure di poco, sopra. Ovviamente su questo insomma, gioca un ruolo di rilievo anche insomma, un sistema produttivo molto spostato insomma, verso le piccole imprese, anche se facciamo la domanda, riposizioniamo la domanda rispetto, scusate qua ci sono troppi zeri, insomma, bisogna togliere due zeri all'unità di misura insomma, a sinistra, se riformuliamo la domanda non chiedendo più diciamo intensità elevate o molto elevate, ma solo competenze, insomma, intensità diciamo, di uso di base, in effetti l'Italia diciamo, fa un pochino meglio e si posiziona, insomma, questa linea che vedete insomma, orizzontale indica la media a livello europeo, insomma, tendenzialmente il valore diciamo, dell'Italia, la posizione raggiunta all'Italia è più o meno in linea con la media europea, insomma, quindi, diciamo, non particolarmente positiva, ma insomma neanche troppo appunto, negativa. Andando avanti, quindi insomma, guardando un po' meglio le competenze digitali, quindi finendo rapidamente questa presentazione, e qui vediamo però che guardando proprio le competenze di base, che tra l'altro è stato uno degli obiettivi rivisti appunto nel piano insomma, appena approvato dalla Commissione Europea,
diciamo, forse non a caso aggiungo, perché purtroppo è un nostro tallone d'Achille piuttosto evidente. Vediamo come siamo tra gli ultimissimi posti, sopra soltanto Polonia, Bulgaria e Romania. Siamo sotto la media europea anche lato aziende, insomma, guardando le aziende che hanno offerto corsi di formazione in materia ICT, quindi digitale, insomma, in generale, al proprio personale, si passa, quindi siamo sicuramente sotto, dobbiamo recuperare, anche se, insomma, una parte in effetti è stata recuperata, e da un gap di 7 fino a 10 punti percentuali siamo risaliti, insomma, e abbiamo, insomma, un gap di 3-4 punti percentuali rispetto alla media europea. Insomma, ovviamente dovremmo avere l'ambizione non solo di raggiungere la media europea, ma di fare meglio, c'è stato, insomma, in effetti, guardando questo indicatore, qualche progresso che speriamo ovviamente anche grazie al PNRR possa essere ulteriormente appunto migliorato. Questo dato è un dato piuttosto rabbrividente, appunto, dato, insomma, mostrato anche qualche mese fa in un'audizione parlamentare, insomma, presso la Commissione Cultura e Istruzione, e dedicata proprio al tema dell'innovazione nelle aree, appunto, di competenza della Commissione, e fa vedere come l'Italia è nettamente, ecco, magari sugli altri dati si poteva vedere, comunque sì, eravamo nelle ultime posizioni, ma tutto sommato non lontanissimi dagli altri. Qua non solo siamo nell'ultima posizione, ma decisamente arretrati rispetto a tutti gli altri paesi, che sono sopra il 2% di laureati in materia ICT sui laureati totali, e noi siamo invece all'1,4%, questo è l'ultimo dato disponibile al 2022, quindi di fatto poco più di un terzo rispetto alla media europea. Non c'è nessun paese che vada sotto il 2%, noi siamo all'1,4%, tra l'altro su un pool, come sappiamo, di laureati totali che è già più basso di suo rispetto appunto alla media europea, quindi, insomma, è una percentuale molto bassa su un numero che è già più basso rispetto alla media europea. Questo vi dà l'idea di come sia critico questo dato. E qui ovviamente prima abbiamo visto le competenze di base, qua stiamo vedendo evidentemente le competenze più specializzate, quindi su entrambi questi fronti purtroppo facciamo male. Chiudo con questa slide solo perché, appunto, è uno studio che abbiamo fatto noi a ICOM, facciamo annualmente ormai da 2 anni, e lo rifaremo, lo riproporremo anche l'anno prossimo, quindi nei prossimi mesi, insomma, all'inizio del prossimo anno, e diciamo con un segnale, diciamo, visto che gli ultimi dati erano praticamente negativi, di lieve speranza, anche qui forse anche aiutata, insomma, dal PNRR, nel caso della cyber security destina risorse importanti, ci sono anche le riforme importanti che sono state fatte, appunto, sempre nell'alveo del PNRR, sono, insomma, in corso o già completate, e vediamo come in effetti ci sia stata quasi una triplicazione nel giro di un solo anno dei corsi di formazione universitaria in cyber security, passando dal gennaio 2022 al gennaio 2023. Probabilmente questi 271 corsi di formazione universitaria, insomma, nei vari ordinamenti e insomma in varie tipologie, insomma, di corsi universitari, insomma, alcuni triennali, altri master di primo grado, altri master di secondo grado, quindi, insomma, c'è un vasto caleidoscopio, diciamo, di corsi, sono probabilmente, insomma, ancora pochi rispetto alla domanda, è quello che dovrebbe essere, però ecco, il trend è sicuramente positivo, ovviamente può essere visto anche rispetto ad altri ambiti tecnologici, credo, insomma, potrebbe dare
probabilmente gli stessi risultati, pensiamo all'intelligenza artificiale o altri campi. Io quindi chiuderei qui, probabilmente se ci sono domande molto volentieri insomma rimango a disposizione. Grazie, grazie Stefano per averci immerso nel mondo digitale con dei dati un po' preoccupanti. Sì, mi vengono anche qui in mente delle domande che non voglio però anticipare per dare spazio adesso agli altri relatori e poi magari facciamo la fine. Certo, rimane un po' un tema che anche da prima, da quello che diceva Mauro Cappello, da quello che diceva Cappello, da quello che diceva Salvemi, questi obiettivi, chi li controlla? Perché vi vedo tutti molto assertivi sui raggiungimenti degli obiettivi, poi vorrei capire effettivamente, poi dopo faremo un giro di tavolo su questo. Adesso do subito la parola ancora una volta alla collega dell'Università di Macerata, Cristina Grieco. Voi avrete sicuramente visto dalle slide del dottor Salvemini che ci sono alcuni stati che non avevano ricevuto il prefinanziamento e non l'avevano ricevuto, secondo me, per evidenti motivi che adesso ci spiegherà Cristina Grieco in relazione al regolamento 2020-2092 sulla protezione dell'interesse finanziario dell'Unione Europea. Nella misura in cui questo è collegato allo Stato di diritto e quindi come i fondi anche del PNRR vengono in qualche modo entrano in qualche modo nel più ampia dinamica e dialettica del processo di integrazione europea. Anche a te Cristina grazie per essere qui con noi e i 15-20 minuti che abbiamo concesso a tutti, lo spazio mi rendo conto è sempre limitato ma sono sicuro che saprai illuminarci su questo tema specifico. Grazie a te. Mille innanzitutto per l'invito e per questa bella occasione di confronto. Sì, il tema di cui mi devo occupare è appunto il regolamento 2092-2020 che ha istituito una condizionalità, come noto, legata, una condizionalità finanziaria legata appunto al rispetto da parte degli stati membri dei principi dello Stato di diritto. In realtà il tema, diciamo, del finanziamento del bilancio dell'Unione, così come della riforma della governance economica europea, sono un po' al centro del dibattito odierno da qualche tempo. Diciamo che, come giustamente ha anticipato il professor Torino, in realtà si è aperta quasi una nuova era, no? Una nuova fase più che era magari del processo di integrazione europeo che impone in qualche modo una ridefinizione della capacità fiscale dell'Unione Europea. Questo ovviamente è necessario ma è subordinato all'introduzione di riforme di tipo istituzionale chiaramente. Ora però nel frattempo, nell'attesa di questa riforme di tipo istituzionale, in realtà l'Unione Europea si è trovata di fronte a delle contingenze importanti da affrontare in maniera rapida e tempestiva, a partire dalla crisi del debito sovrano fino ad arrivare chiaramente alla crisi energetica causata e aggravata dai due conflitti in atto, quello ucraino e quello in Medio Oriente, ma anche ovviamente dalla pandemia. La pandemia soprattutto ha richiesto un intervento importante che appunto si è poi concretizzato nel Next Generation EU, su cui non mi soffermo visto che c'è stata già la relazione del dottor Salvemini che ha illustrato i tratti salienti, no, di questo programma così ambizioso, così articolato. Perché si è arrivati a parlare quindi di qual è stato, diciamo, il problema nelle discussioni che hanno un po' anticipato il Next Generation EU? Il problema era un po' la contrapposizione, no, paesi frugali che temevano un po' il fatto che questi fondi venissero erogati senza adeguati controlli, soprattutto, diciamo, nella contrapposizione annosa tra paesi frugali e paesi del sud Europa. Quindi dalle prime discussioni
discussioni intercorse in seno al Consiglio europeo, proprio quando si discuteva già di Next Generation EU, si è tentato di introdurre una qualche forma di condizionalità espressa tra che legasse in qualche modo la parte finanziaria, quindi l'erogazione dei fondi, al rispetto dei valori dello Stato di diritto. Vuol dire che l'opinione per cui la via finanziaria potesse essere uno strumento utile per consentire il rispetto dello Stato, o quantomeno per incentivare, diciamo così, gli Stati membri al rispetto dello Stato di diritto, era un'opinione effettivamente accolta positivamente da diversi ambiti, diciamo così, da diverse parti. Quindi l'idea di inserire una condizionalità generale e orizzontale rispetto a quelle magari più specifiche, ovviamente non è una novità il fatto di subordinare la condizionalità rispetto ai determinati valori, però in questo caso l'idea era appunto quella di inserire una condizionalità di tipo generale. Ora, per quello che riguarda perché lo Stato di diritto, perché chiaramente è un concetto trasversale, molto generico e in qualche modo molto ampio. Non è possibile nell'ambito dell'Unione Europea individuare una gerarchia tra i valori, in particolare quando parlo di valori, chiaramente mi riferisco in particolare a quelli tutelati dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea. Però si può dire sicuramente che lo Stato di diritto sia un po', cioè il rispetto dello Stato di diritto sia un po' un prerequisito per poi arrivare effettivamente, no, alla tutela, a garantire la tutela di tutti gli altri valori. Quindi sia un po' strumentale al buon funzionamento dell'Unione Europea nel suo complesso. Tra l'altro manca una nozione espressa, proprio perché è una nozione multiforme e multiconcettuale, diciamo così, quella di Stato di diritto, tant'è che è intervenuta ovviamente la Corte di Giustizia a cercare di fornire una definizione, o quantomeno di ricomprendere determinati aspetti all'interno di questa nozione, già da partire dal 2018 con la lettura del combinato disposto degli articoli 2 e 19 del Trattato sull'Unione Europea e dell'articolo 47 della Carta di Nizza, ad esempio, è stato ricompreso all'interno della nozione di Stato di diritto appunto la tutela dell'indipendenza della magistratura. Si tratta poi effettivamente quello della tutela dello Stato di diritto della nozione che poi stata ripresa effettivamente all'interno del regolamento 2092-2020 di cui appunto stiamo discutendo oggi. Secondo infatti quello che prevede l'articolo 3 del regolamento, quindi possono essere indicative di violazione dello Stato di diritto appunto le minacce all'indipendenza della magistratura, il fatto di non garantire adeguati meccanismi di controllo e idonei a garantire per esempio l'assenza di conflitti di interesse, la limitazione o la non efficacia degli strumenti di ricorso, quindi di appello verso delle decisioni giurisdizionali. Per quello che poi riguarda invece l'articolo 4 del regolamento, viene indicato anche come aspetto che certamente determina una violazione dello Stato di diritto proprio con riferimento ai fondi europei, il non corretto funzionamento delle autorità preposte appunto alla vigilanza rispetto all'erogazione di questi fondi, ovvero il non perseguimento di ipotesi di frode e di corruzione. Tant'è che è stato molto discusso nell'ambito ultimamente l'intervento, no, del governo Meloni, che ha eliminato l'istituto del controllo comitante in Italia per quello che riguarda appunto le iniziative intraprese nell'ambito del PNRR, perché si temeva appunto che poi si sottovalutasse il rischio operato ovviamente dalla Corte dei Conti, si sottovalutasse il rischio di corruzione nell'ambito di questi ingenti fondi e di progetti che dovevano essere effettivamente poi intrapresi dall'Italia. Per ciò che riguarda quindi questo nuovo meccanismo di condizionalità introdotto,
accolto, diciamo che non è stato accolto benissimo, si è subito apparso piuttosto incisivo, almeno sulla carta, diciamo così, almeno nella teoria. Questo si tratta effettivamente di uno strumento che in qualche una rilettura dell'acquis comunitario nel tentativo di valorizzare appunto l'effetto utile dell'articolo 2 che in qualche modo si è visto indebolito dall'inefficacia della procedura prevista all'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea, che è appunto l'altro strumento, che viene un altro meccanismo che viene utilizzato appunto nel caso di violazioni gravi da parte di uno Stato anche del concetto del valore dello Stato di diritto. Ora, per ciò che riguarda la genesi di questo regolamento, bisogna dire che il Consiglio europeo inizialmente si era limitato ad una nozione possibilista circa, ad una dichiarazione possibilista, scusate, circa la possibilità di legare la condizionalità finanziaria appunto alla tutela dello Stato di diritto. Si parlava appunto di importanza, il Consiglio europeo sottolinea l'importanza dello Stato di diritto. Il Parlamento chiaramente si è ha ritenuto questa posizione troppo diciamo timida da parte del Consiglio europeo, e quindi nel momento in cui si trattava di approvare il quadro finanziario pluriennale, quindi 2021-2027, al quale era anche legato il Next Generation EU, ha cercato sin dall'inizio di inserire questa condizionalità finanziaria legata appunto al rispetto dello Stato di diritto. Tant'è che si è arrivati a un momento di stallo, perché come noto Polonia e Ungheria invece si erano totalmente opposti e avevano minacciato appunto di non consentire poi l'approvazione del quadro finanziario pluriennale, proprio se si fosse diciamo perseguita questa idea di legare l'erogazione dei fondi al rispetto dello Stato di diritto. Quindi il negoziato era sostanzialmente arrivato a un punto morto fino a che nel dicembre del 2020 il Consiglio, con la nuova riunione del Consiglio Europa, il Consiglio Europeo, scusate, si pervenne insomma una soluzione di compromesso attraverso una dichiarazione interpretativa. In pratica questa interpretazione voleva semplicemente restringere, non era più il rispetto dello Stato di diritto tout court, ma veniva legato innanzitutto a rispetto allo Stato di diritto nei limiti in cui il mancato rispetto provocasse effettivamente una lesione alla gestione finanziaria e quindi agli interessi finanziari dell'Unione Europea. E soprattutto viene inserito un nesso di causalità, cioè la violazione dello Stato di diritto deve essere dimostrata e deve essere direttamente legata appunto alla lesione dell'interesse finanziario europeo. Grazie a questa interpretazione, a questa dichiarazione interpretativa, effettivamente la situazione si è sbloccata e poi il regolamento è stato approvato. Bisogna dire che quindi la formulazione iniziale della proposta e quella finale piuttosto diverse, e diciamo che la versione finale è piuttosto timida rispetto a quella che era la proposta iniziale. Nella proposta iniziale si parlava semplicemente di carenze generalizzate, mentre adesso invece si fa riferimento a violazioni dei principi dello Stato di diritto. Chiaramente carenze generalizzate era una nozione probabilmente troppo ampia, però in questo modo chiaramente si è anche molto ristretta la possibilità poi di fare ricorso a questo. Cioè di effettivamente individuare una violazione ai sensi del regolamento, inclusa il fatto che viene effettivamente inserito questo nesso di causalità così stretto. Quindi, posto che secondo l'attuale formulazione, quindi solo le violazioni dello Stato di diritto che comportano effettivamente
un documento, quindi una lesione agli interessi finanziari dell'Unione, possono essere perseguiti ai sensi del regolamento. Il regolamento prevede così che possa essere considerata come violazione dello Stato di diritto, motivo per cui Solino giustamente faceva riferimento alla sospensione di fondi per alcuni o alla revoca addirittura di fondi per alcuni, in alcuni casi per alcuni paesi, perché all'interno della violazione del concetto di violazione dello Stato di diritto ai sensi del regolamento possono essere inserite appunto la mancata garanzia dell'indipendenza della magistratura, ad esempio. O la mancata vigilanza o il corretto funzionamento delle autorità che sono preposte al controllo e alla sorveglianza degli audit finanziari. La mancata regolarità degli appalti pubblici, l'incapacità quindi da parte dello Stato di garantire questa regolarità. Chiaramente la procedura è piuttosto complessa rispetto alla possibilità di attivare il meccanismo del regolamento, sono quattro fasi. Basti qui ricordare che, come tutti i casi diciamo di infrazione, è la commissione che inizia l'eventuale procedura, se interpellando lo Stato, e qualora ritenga che lo Stato non offra osservazioni o soluzioni adeguate, o comunque le soluzioni prospettate non siano convincenti, può presentare una proposta di decisione di esecuzione al Consiglio, con il quale appunto può chiedere a quest'ultimo di adottare varie misure che vanno appunto dalla riduzione del finanziamento alla sospensione dell'erogazione dei fondi nel caso in cui, fino a che perdura la situazione di violazione dello Stato di diritto, fin anche ovviamente nelle situazioni più gravi, alla risoluzione dell'accordo in percorso con lo Stato membro e alla conseguente richiesta, oltre alla revoca dei finanziamenti, anche alla richiesta della restituzione dei fondi già versati allo Stato. Quindi le sanzioni sono, almeno sulla carta, piuttosto gravi. In questo caso, e qui possiamo fare un parallelismo con quello che è la previsione dell'articolo 7, quindi lo strumento che i trattati mettono a disposizione nel momento in cui vi è una violazione dello Stato di diritto, nella procedura cosiddetta, diciamo così, definiamola ordinaria per distinguerla da quella del regolamento, l'accertamento della sussistenza di una violazione spetta al Consiglio europeo, in questo caso, il quale delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. Al contrario, nel procedimento previsto dal regolamento, il Parlamento è solo informato dell'avvio della procedura e quest'ultimo può eventualmente invitare la Commissione a un dialogo strutturato, presentare osservazioni alla stessa Commissione, ma non può in nessun modo sostanzialmente proporre autonomamente l'adozione di una determinata sanzione, né è chiamato in alcun modo, diciamo, a prestare il proprio assenso a un'eventuale sanzione proposta dalla Commissione. Quindi in questo la soluzione adottata dal regolamento 2092 è molto simile a quella prevista dal regolamento 241. Quindi l'assemblea parlamentare in questo caso ha diritto di essere informata, ma poi in fondo non ha poteri decisori incisivi in questo caso. Che cosa è successo? Diciamo che il regolamento sì è stato adottato, ma non ha smesso di suscitare polemiche o frizioni a livello istituzionale e anche tra gli stati membri. Polonia e Ungheria, infatti, come notizia nota, diciamo, hanno impugnato il regolamento. I ricorsi sono piuttosto, ovviamente, di fronte dinanzi alla Corte di Giustizia, i ricorsi sono molto articolati, ma in sintesi quello che entrambi gli Stati membri hanno lamentato sostanzialmente
È una mancanza di competenze, di competenza dell'Unione Europea nell'adottare questo regolamento, è la non idoneità della base giuridica prescelta, perché secondo appunto i due stati membri l'obiettivo perseguito dall'imposizione di un simile dell'obbligo appunto previsto dal regolamento diverrebbe non quello di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, bensì sanzionare lo Stato nel caso di violazione dei principi appunto dello Stato di dei valori dello Stato di diritto, il che secondo i due stati sarebbe incompatibile con la base giuridica adottata, che è l'articolo 322. Ora, chiaramente la Corte nel pronunciare queste due sentenze, che poi anche per dare una particolare risonanza mediatica sono state lette in streaming, quindi hanno dato si è voluto ricaccare molto, la Corte ha voluto molto porre l'attenzione sulle proprie conclusioni. Ovviamente la Corte invece ha affermato la piena legittimità del meccanismo di condizionalità, e il fatto che questo venga legato al rispetto dei valori dello Stato di diritto, perché questo si configura come presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria. Quindi la tutela del bilancio dell'Unione, quindi degli interessi finanziari dell'Unione, passa necessariamente, secondo la Corte di Giustizia, dal rispetto dei valori dello Stato di diritto, confermata quindi la legittimità del regolamento e anche la appropriatezza della base giuridica prescelta. Ora, e chiudo, cosa dire? Giusto due osservazioni così critiche rispetto a questa situazione. Come già anticipato, un primo aspetto potrebbe essere quello del deficit democratico, che poi è già stato osservato in mattina. Effettivamente il fatto che è anche rispetto all'introduzione, no, delle nuove imposte, quella che citava il dottor Salvemini sulla plastica, sugli imballaggi non riciclabili di plastica, anche in quel caso è stata adottata senza l'intervento poi dei parlamenti nazionali o del Parlamento europeo, quindi o comunque un intervento decisamente residuale. Quindi un primo, i meccanismi di controllo sul rispetto dei valori dello Stato di diritto sfuggono un po' alla diciamo dinamica democratica, e quindi il Parlamento europeo è poco coinvolto. Per quello che riguarda invece la Corte di Giustizia, bisogna solo dire, l'unica osservazione che ci consente anche il tempo è che è stato inserito sostanzialmente un meccanismo alternativo di tutela dei valori fondanti dell'Unione Europea, però a trattati invariati. Quindi ci si deve chiedere se può essere considerata effettivamente un'interpretazione evolutiva del diritto dell'Unione Europea o piuttosto creativa da parte della Corte di Giustizia. Rimane il fatto che chiaramente, come auspicabilmente, anche in considerazione del fatto che le varie crisi, tra cui soprattutto la pandemia, hanno messo in luce in realtà l'inadeguatezza del sistema di finanziamento dell'Unione Europea, forse è il caso di valutare effettivamente delle riforme di natura istituzionale. Grazie. Grazie Cristina, grazie anche a te per questa precisa e dettagliata relazione sul rapporto fra la spesa del Next Generation EU e rispetto dello Stato di diritto. Mi dispiace un po' che la linea non era proprio perfetta, quindi non si è sentito sempre benissimo, però abbiamo colto, perlomeno io, bene evidentemente. A questo punto passiamo la parola a un altro collega, questa volta dell'Università del Sannio, professor Nicola Ruccia, che ci parlerà dell'attuazione della politica energetica attraverso il PNRR, di cui anche lui è grande esperto, e tocchiamo così un altro dei temi centrali sia del PNRR che delle politiche europee. Allora, grazie collega di essere con noi, a te la parola e io mi taccio come di consueto. Grazie al professor Torino per questo invito, a tutta l'organizzazione di Roma 3. Invito particolarmente gradito perché per la prima volta mi trovo a parlare di tutti gli aspetti del PNRR, di tutte le varie componenti e dell'attuazione di tutte le componenti,
E vorrei partire, dopo questo brevissimo ringraziamento, da una considerazione, da una riflessione che vorrei fare con tutti voi. Cioè, effettivamente il PNRR lascia la politica energetica, la politica ambientale e la politica dei trasporti nelle mani dell'Italia o la consegna all'Unione Europea? Perché? Perché vorrei stimolare in voi questa riflessione? Perché quando sono state delineate le competenze dell'Unione Europea e le competenze degli Stati membri, i trattati ci hanno detto chiaramente politica energetica, politica dei trasporti e politica ambientale sono delle competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati, il cui esercizio sarà regolato dal principio di sussidiarietà, da quello di prossimità, da quello di proporzionalità, ma la competenza è concorrente. Ora, il dottor Rossi Salvemini, nella sua relazione, ci ha spiegato molto chiaramente e ancora più puntualmente una cosa che sapevamo già, cioè che noi siamo costantemente sotto il monitoraggio della Commissione Europea, quindi riusciamo ad ottenere una rata di finanziamento, le abbiamo ottenute ogni qualvolta i nostri conti, i nostri piani, le nostre programmazioni sono risultate compatibili con il programma a sua volta della Commissione Europea. Quindi noi alla fine siamo periodicamente sotto esame. Poniamo all'attenzione della Commissione Europea la nostra proposta, la Commissione la valuta, va al Consiglio, c'è la decisione, superiamo l'esame e abbiamo quindi, otteniamo il finanziamento. Quindi alla fine una competenza che è concorrente in realtà viene spostata nell'asse delle competenze appunto verso l'Unione Europea, chiaramente a discapito della sovranità dell'Italia in quei settori. E qui poi stimolo vorrei stimolare un'altra riflessione da parte di questo nostro consesso. Ok, non sappiamo ben bene chi è competente adesso in materia, se ci siamo spogliati di questa sovranità in questa materia, ma in quale materia? Perché Next Generation, PNRR, transizione ecologica, se andassimo a vedere la composizione dei vari obiettivi del PNRR, abbiamo obiettivi che sono propri della politica energetica, altri obiettivi che sono propri della politica dei trasporti ed altri ancora che sono propri della politica ambientale. Ora, tutti questi e tre vengono riassunti nella cosiddetta transizione ecologica, dove c'è una ripartizione invece di competenze all'interno dell'Unione Europea ben distinta e ben precisa. Quindi, a un primo momento di difficoltà nel capire a chi compete cosa, dobbiamo sommare un secondo momento di difficoltà, dopo aver capito a chi compete cosa, come deve essere svolto quel qualcosa di cui non è chiara la competenza. Ecco perché mi viene da pensare, il PNRR ha sicuramente rappresentato, come gli illustri relatori che mi hanno preceduto hanno sottolineato, un momento importante di rinascita, di ricrescita, ma ha messo in crisi un sistema che si credeva con il Trattato di Lisbona, con una nuova architettura dell'Unione Europea, essere stato definito nei compiti di ognuno, nella sovranità di ognuno. Ecco, il Next Generation EU e il PNRR, quale attuazione dei vari del Next Generation, ha rimesso in discussione un qualcosa che oramai era dato per certo, acquisito e non modificabile nel breve periodo. Ora, tutto ciò però mi fa pensare, e andando a modificare le competenze dell'Unione rispetto a quello degli Stati, non stiamo un po' implicitamente revisionando i trattati
dell'Unione Europea, perché stiamo cambiando appunto le competenze di ciascuno a favore di qualcun altro. Ma la revisione dei trattati deve essere fatta dagli Stati. I trattati sono accordi internazionali a tutti gli effetti. Hanno delle procedure specifiche di revisione che sono parzialmente diverse da quelle proprie del diritto internazionale, ma in ogni caso sono revisioni che competono agli Stati. Quindi mi viene da dire, in conclusione, la necessità di risorse finanziarie diversamente non reperibili dagli Stati con il loro indebitamento ordinario, perché stiamo parlando di sovvenzioni e quindi di contributi a fondo perduto, ma anche di un indebitamento che è stato appunto stipulato, sottoscritto dall'Italia quando ha ricevuto appunto il finanziamento, la necessità di reperire risorse che in altro modo l'Italia non avrebbe potuto reperire, l'Italia come gli altri Stati membri, ha fatto capitolare parzialmente la sovranità degli Stati a favore di quella dell'Unione, spostando praticamente da un asse, quello nazionale, a quello europeo, la competenza in determinate materie, giustificata dal fatto che ci sarebbe stato un indebitamento da parte di colui o di colei, nel nostro caso l'Unione Europea, che si assumeva determinate responsabilità. Quello che mi sento di dire è: mi sembra normale che se l'Unione Europea si indebiti, e Rossi Salvemini ce l'ha spiegato benissimo in che termini, debba essere lei a decidere come vadano spese le risorse che ha reperito indebitandosi, e quindi spostando l'asse della competenza che nasce in mano agli Stati, ma sostanzialmente poi diventa in mano all'Unione Europea. Ora, detto ciò, quando si iniziava, gli studiosi di diritto dell'Unione Europea iniziavano a porsi questi interrogativi, c'era comunque l'entusiasmo per queste risorse. Abbiamo visto nel digitale, lo vedremo fra poco anche nell'energia, ci abbiamo parlato anche se brevissimamente di istruzione, ci sono importantissimi finanziamenti per l'edilizia scolastica e universitaria. Insomma, c'è una pioggia, come si dice, di denaro che con un sistema molto razionale viene impiegato. Finora i dati che ci diceva il collega sono dati accolti positivamente dalla Commissione Europea, quindi dal nostro esaminatore, anche se la spesa, come ci diceva il professor Torino, si attesta a circa il 14% del totale del finanziamento, però il processo è in corso, siamo sulla buona strada, i risultati li stiamo tenendo, la prova è appunto che otteniamo le altre rate del debito. Benissimo. Questo però ci deve fare anche, ci fa questo entusiasmo che noi avevamo nei confronti di questa possibilità di impiego di risorse, ha avuto un momento di difficoltà nel momento in cui c'è stata, lo diceva l'ingegnere nella seconda relazione, ci sono state contemporaneamente la questione della crisi ucraina e la questione, nel caso specifico dell'Italia, del super bonus edilizio, che ha condotto a una serie di difficoltà che erano in realtà globali. C'era un'inflazione globale da domanda, c'è una scarsità di determinate materie prime a livello globale, ma che in Italia, a causa di questo vortice, di questa spirale di acquisti generata dal sisma bonus e dal super eco bonus, è aumentata notevolmente. E quindi c'è stata un'impennata di prezzi con riferimento al settore energetico, che ha in una certa misura portato a delle modifiche che sono nate a livello dell'Unione. Repower EU ne è la testimonianza. Repower EU, a mio modesto avviso, non è altro che l'ammissione da parte della Commissione e da parte dell'Unione Europea tutto
tutta, del fallimento di una determinata politica energetica nei confronti della Russia nel corso degli anni pregressi e della necessità di rimodulare i propri schemi di approvvigionamento per evitare quella dipendenza che voleva anche essere sfruttata per finalità che non sono soltanto economiche, ma che sappiamo tutti essere politiche, strategiche, eccetera, eccetera. Quindi Repower nasce nel mezzo di una crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina e nel mezzo di una crisi inflazionistica dovuta all'aumento vortiginoso di una determinata domanda di beni e quindi anche di una scarsa offerta di questi beni a livello globale, e in Italia Repower viene accolto in maniera particolarmente positiva perché sappiamo tutti che l'Italia ha una dipendenza energetica, ha una scarsa autonomia energetica maggiore rispetto agli altri stati dell'Unione Europea. E proprio in questi giorni si torna a parlare di nucleare al COP28, di combustibili, il discorso è abbastanza articolato. La constatazione fondamentale è che, a mio avviso, è che il Repower viene per l'Italia nel momento giusto. E alla fine che cosa fa? Non si occupa di impiegare, di fare arrivare in Italia ulteriori risorse. Ribadisco, il collega ci ha fornito il dato 14%, benché siamo sulla buona strada. Quindi c'è la consapevolezza, non tanto di nuove risorse, ma di una ricollocazione, di una allocazione differente delle risorse che sono disponibili. E quindi sulla base di Repower, sulla base dell'adattamento del nostro diritto al sistema stabilito da Repower, sono state effettuate diverse proposte. Intanto tre proposte serie e articolate di investimento sulle reti energetiche, sulle energie, la seconda, sulle energie rinnovabili e sull'efficientamento della produzione di energia rinnovabile e sulle filiere produttive, proprio per evitare la dispersione di energia e quindi per poter efficientare l'utilizzo. Quindi si dice, per un verso, in queste proposte di investimento, per un verso noi abbiamo bisogno di più energia. Questa energia è più opportuno ricavarla da fonti rinnovabili, efficientando i sistemi di produzione delle fonti rinnovabili, ma soprattutto dobbiamo evitare la dispersione. La dispersione nelle reti, la dispersione dovuta a sistemi in alcuni casi ancora obsoleti, e quindi per un verso la rete che deve essere più efficiente, per un verso il potenziamento dell'energia rinnovabile, il suo efficientamento, per un verso la diminuzione della dispersione nella filiera produttiva, questi devono essere i tre canali di investimento da portare in avanti con Repower EU. Lo diceva la collega Greco prima, lo diceva ancora l'illustre relatore precedentemente, la riforma però non è soltanto nel senso dell'investimento, occorre anche una riforma settoriale di regole, una riforma da operare di modo che le regole riescano a rendere più efficienti i sistemi che sono già esistenti, e quindi una prima riforma settoriale, ne sono state fatte sì, una prima che ha come obiettivo quello della riduzione dei costi della connessione alle reti per la produzione di biometano, e se ne è parlato, questo nuovo modo di, o meglio questa nuova fonte di energia che sicuramente avrebbe un impatto considerevole in termini di riduzione di emissione di anidride carbonica, quindi una riduzione sotto questo profilo.
un potenziamento degli accordi di compravendita dell'energia a lungo termine. E questo deriva dalla prima misura intrapresa nel momento della crisi energetica, che era il cosiddetto price cap del Consiglio europeo, cioè mettiamo un limite, all'interno di questo limite e sotto questo limite dobbiamo operare. Ancora, terza riforma, e ne sono state fatte due parallele, lo sviluppo delle green skills sia nel settore privato che nel settore pubblico, cioè formare delle competenze specifiche in materia di ambiente, in materia di risparmio energetico e in materia di ecosostenibilità, e tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato. E ancora, razionalizzare i sussidi inefficienti che ci sono e che sono ancora connessi all'impiego dei combustibili fossili. E questo lo sappiamo. Abbiamo ancora un sistema di incentivazione dato dalla necessità fondamentale di sostenere un sistema che stava andando in crisi. Perché stava andando in crisi? Perché aumentava il costo della materia prima, in un momento di aumento, quindi aumento del tasso di inflazione, e allora si è andato a sostenere queste imprese, perché se ci fosse stato anche il fallimento da parte di queste imprese, noi non avremmo avuto più approvvigionamento in maniera concreta di energia. E infine, e per tornare al sistema delle regole, un testo unico delle rinnovabili, cioè uscire dall'impasse dovute all'interpretazione di norme diverse, in alcuni casi confliggenti, afferenti alle diverse produzioni di energia da fonti rinnovabili, avere un testo unico e quindi necessariamente una maggiore certezza del diritto, una maggiore certezza delle regole e l'opportunità per gli operatori, sia per gli imprenditori, sia per i consumatori, di avere delle regole uguali per ogni settore. Ecco perché questa riforma Repower è stata un'opportunità, perché ci ha permesso, all'interno di un sistema di erogazione di risorse praticamente stabilito, io avevo il dato di 2,76 miliardi, Rossi Salvemini ci ha parlato giustamente, più concretamente, di 2,8 miliardi. Queste sono state le risorse in più che ci ha portato Repower. Ma gli altri 12 miliardi di cui ci parlava Rossi Salvemini e rivenienti dalla ricollocazione di altre misure del PNRR hanno avuto l'obiettivo fondamentale di farci passare dal 37% della quota di risorse del PNRR dedicate al sistema della transizione ecologica al 44%, siamo arrivati a quasi la metà. Questo perché si è cercato di assorbire, e ci siamo riusciti, mentre mi preparavo i miei appunti, leggevo, c'è un crollo adesso dei prezzi della materia prima dell'energia. Perché c'è stato il crollo? Perché abbiamo saputo diversificare, perché ce l'ha permesso lo strumento europeo? Sicuramente. Ma prima che permettercelo lo strumento europeo, ricordiamoci il nostro ex presidente del Consiglio che è andato girando per il Mediterraneo alla ricerca di nuovi partner per fornirci gas. Quindi diminuiva l'afflusso di gas dalla Russia, avevamo il price cap, c'era una determinata relazione con la Russia in riferimento all'approvvigionamento energetico, l'Italia stringeva nuovi accordi con altri partner, ricordiamo il viaggio per esempio in Tunisia e in Algeria del nostro Presidente del Consiglio, e quindi siamo riusciti in quella diversificazione che ci ha permesso
di essere più indipendenti e ci ha dato anche la serenità di poter rimodulare il nostro PNRR, perché non avevamo più la necessità di un approvvigionamento per evitare di rimanere al freddo. Ecco, e vorrei concludere Raffaele ritornando brevemente su due punti e sottoponendoli ancora alla vostra attenzione. Il primo fra tutti: chi deve fare cosa? Abbiamo deciso di prenderci queste risorse? Si dice in diritto internazionale, si dice sempre, gli stati sono padroni dei trattati. In questo caso non lo siamo stati. In questo caso abbiamo detto, ok, occupatene tu, ci stai dando le risorse, però è giusto, perché le risorse te le sei cercate tu, ti sei assunta, Unione Europea, la responsabilità di queste risorse. E quindi è giusto che noi ci limitiamo ad essere gli attuatori di una politica di più ampio respiro, che comunque non è ancora passata a livello giuridico nelle mani dell'Unione Europea. È rimasta formalmente negli Stati, ma sostanzialmente è divenuta una politica comune. Ora, è un bene che questa politica sia comune? Stiamo vedendo dei risultati positivi? Io dico di sì. L'abbiamo visto, lo dicevo poc'anzi, il prezzo dell'energia è crollato. Vuol dire che l'essere uniti ci ha fatto bene. Non dimentichiamoci che quando l'Unione Europea è nata, ha messo, e si chiamava Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ha messo in comune la produzione del carbone. E quindi siamo partiti, o meglio, siamo tornati al punto di partenza. Se nel 1950, in quegli anni, si poteva al massimo mettere in comune il processo di integrazione, una politica, cercare una linea unitaria di coordinamento più che altro, l'evoluzione del processo di integrazione europea oggi ci richiede, e gli stati sono stati accondiscendenti, di fare della politica energetica non una politica comune, ma una competenza esclusiva dell'Unione Europea, come la moneta unica, per gli stati che hanno deciso di adottarla. Ecco, con questo io ho concluso, ti ringrazio ancora per avermi invitato e sono... No, ti ringrazio io per la relazione, mi è piaciuto molto la domanda se questa modifica implicita delle competenze nei rapporti di competenza fra Unione Europea e Stati non sia in realtà una modifica surrettizia dei trattati, che si inserisce in una linea di alcuni studiosi. Adesso leggo qui una parte di un passaggio di un lavoro, dice: forti dubbi tuttavia esistono circa la sufficienza di tali strumenti ermeneutici di fronte alla configurazione del Next Generation EU e del PNRR, i quali non si pongono più sul piano orizzontale della leale collaborazione, ma assurgono in modo sostanziale e semanticamente inconfutabile su un piano superiore, gerarchicamente prescrittivo, di ciò che l'Italia e gli altri paesi dell'Unione devono fare. E questo è un tema grosso che evidentemente deve essere riflettuto non solo giuridicamente ma anche politicamente. E a questo punto, non per trarre delle conclusioni, ma per ascoltare anche la voce di chi ha il polso anche della situazione politica e di chi conosce a fondo sotto altri profili il processo di integrazione europea, vorrei ascoltare il nostro sempre amico Roberto Sommella, direttore di Milano e Finanza, grande europeista, ma anche dotato della lucidità di saper vedere i punti deboli del processo di integrazione, per critiche sempre costruttive. Roberto, a te, sulla domanda che pone poi che hai posto nel titolo della tua relazione: ce la farà l'Italia? Allora, intanto ben trovati a tutti, buonasera, scusate, stavo rispondendo ad un messaggio.
Allora, vi voglio intanto grazie dell'invito, Raffaele, perché ci accomuna l'amicizia più che l'europeismo. Sarà l'amicizia a salvare l'Europa? Questo è un tema, secondo me, che sembra buttato là, ma non da escludere per i prossimi seminari. Ho imparato tante cose, perché alla fine avete esposto anche un quadro molto approfondito della situazione, prendendo per buono tutto quello che dice la politica, cioè abbiamo, faremo, investiremo, eccetera. Però vi voglio leggere una cosa che ho trovato oggi su un giornale, che è un annuncio, non so, a favore di telecamere, eccolo qua, non ho le slides, però ecco. L'annuncio è molto interessante perché dice questo: azienda USL Toscana Sud-Est, asta pubblica per la vendita del complesso immobiliare ex Castello di Montereggio, Massa Marittima, Grosseto. Lo leggo anche per chi fosse eventualmente interessato, sicuramente Raffaele, ad acquistare. L'azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est intende alienare il complesso immobiliare ubicato all'interno della parte alta del centro storico di Massa Marittima, in una posizione panoramica di altissimo pregio che domina tutte le valli sottostanti. La costruzione originaria risale al XII secolo circa, dal 1744 fino alla fine degli anni 90 è stato sede dell'ospedale civile di Sant'Andrea. Sono inclusi nella vendita a corpo l'edificio principale, l'area esterna circostante e i due edifici secondari facendo parte del complesso. Prezzo base d'asta 2.994.000 euro. Presentazione delle offerte scade, bisogna, c'è tempo, alle ore 12 di lunedì 15 gennaio 2024, ufficio competente UOC patrimonio del comune appunto di Massa Marittima. 2.500.000 vogliono. Allora io mi chiedo, e a parte appunto l'interesse che ci può essere per un investimento del genere, abbiamo visto due fasi. La prima fase del PNRR, che era uno zibaldone, cioè dentro il PNRR c'erano opere pantagrueliche, ma anche il lungo lago di Lecco, anche il rifacimento di una palestra ad Abbiate Grasso, anche l'acquisto di, udite udite, 400 sedie per una meglio precisata fondazione di Roma. C'era anche l'acquisto, non sto inventando, della biada per i cavalli del Corpo dei Carabinieri di Roma. Insomma, era uno zibaldone. C'erano i lotti dell'alta velocità, ci sono ancora, primo lotto, sono 8 lotti, alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Quindi praticamente tutti gli enti locali che sono da tempo quasi tutti in difficoltà economica per il patto di stabilità, chi era costui? Il patto di stabilità interno, insomma, si applica ancora, non se ne parla più, ma il patto di stabilità interno metteva un tetto, parafrasando a livello locale quello che era il patto di stabilità, che sembrerebbe che su cui nelle ultime ore potremmo addirittura mettere un veto, io non credo, quello nuovo parafrasava e declinava a livello locale il vincolo di bilancio anche per gli enti locali, che sono andati sostanzialmente quasi tutti in default. Che cosa accade? Che evidentemente quando il governo Draghi, ma anche prima il governo Conte 2, ha dovuto stilare la lista sostanzialmente della spesa per utilizzare i fondi del PNRR, ogni comune, ogni regione, soprattutto i comuni, hanno inviato le opere che non riuscivano a fare. E perché ho letto questo annuncio della Toscana? Perché un sindaco di una cittadina famosa nel mondo come Pienza mi ha raccontato di non avere i soldi per fare un ponticello grande quanto la mia scrivania, che gli è crollato, che collega la cittadina di Pienza ad un'altra località, sempre in Val d'Orcia, e parliamo di zone ricche. Ma se ci sono questi immobili, come appunto questo ex ospedale, che sono frutto della sciagurata devoluzione fiscale, frutto della legge sul federalismo costituzionale approvata a maggioranza
dal centro-sinistra nel 2001 a causa di due cose fondamentali, a mio modo di vedere: l'aumento del debito pubblico di 500 miliardi in termini assoluti, almeno dati fino a pre-Covid, e della gestione impossibile di alcuni asset immobiliari che sono passati dallo Stato agli enti locali. Non sarebbe il caso, prima di dare tutti questi soldi a comuni in alcuni casi minuscoli che hanno 3 dipendenti e che non sanno come utilizzare questa messe gigantesca di denaro, fargli dismettere prima patrimoni artistici in questo caso, ma anche grandi asset immobiliari, e mettere a frutto questi incassi riducendo il debito pubblico? Punto di domanda, perché quanti casi ci saranno in Italia come questo? Cioè, noi a questo comune, adesso io gli voglio tanto bene a Massa Marittima, Montereggio Massa Marittima, ma sono sicuro che se andiamo a vedere il PNRR qualcosa gli avrà dato. E questo però nel frattempo chiede 2,5 milioni per questo po' di roba. Quindi la mano destra non sa quella che fa la mano sinistra. Da una parte questi vendono asset che non sono manco loro, perché erano del demanio all'inizio, però ripeto, con il federalismo fiscale sono diventati degli enti locali che nella maggior parte dei casi non sanno come gestire una caserma, un faro, un castello, come possono gestirlo. Faccio un esempio di Ventotene, che conosciamo bene anche con Raffaele. Ventotene credo che abbia avuto assegnato 18 milioni di euro, ma io gli voglio bene a quei ragazzi del comune, sono 3 persone, ma quelli non sanno gestire manco 18 mila euro. 18 milioni di euro è come dare a me e a Raffaele, ma noi li sapremo gestire 18 miliardi. Cioè, ci dobbiamo pure chiedere come fare, chi incaricare per la gestione del portafoglio, individuare dove investire. Cioè, non basta fare come giustamente fa l'università, fate voi accademici, e prendere tutto per buono, perché purtroppo ormai noi abbiamo di fronte uno Stato a tutti i livelli, grande, piccolo, decentrato, che è incapace di fare anche il più piccolo dei ponticelli e vuole fare il ponte sullo stretto. Allora che cosa succede? Che le realtà più efficienti, le realtà più dinamiche, che sanno gestire anche la loro cassa, riescono a fare operazioni banali: prendono una pagina sul Corriere della Sera, mezza pagina, e fanno un annuncio di vendita in una zona del genere vicino al mare, capace che con il vincolo di costruzione possa comprarlo una catena alberghiera, o possa esserci, tra l'altro, appunto, con questo flusso turistico così impetuoso, può essere anche un investimento importante. Però insomma mi sembra che noi abbiamo costruito, siamo partiti dallo Zibaldone in cui c'era il lungo lago di Lecco, adesso con un lavoro, devo dire, silenzioso e anche molto apprezzabile di Raffaele Fitto, che ha dovuto appunto mettere d'accordo tutti gli autori di questo Zibaldone per decidere come e che cosa tagliare, siamo arrivati sostanzialmente a investire su progetti che siano quantomeno sensati e che possano muovere il PIL. Ma la domanda che io mi faccio e che vi faccio è: ma dal 2026, vedrete che faremo tra poco dei convegni su questo tema, dal 2026 che succede? Punto di domanda. Cioè, fine dei giochi? Ci riprendono i soldi? Resta il Ponte Monco, come abbiamo visto, no, nelle tante inchieste su diciamo le opere non attuate, non finite, soltanto iniziate, a volte inutili, che ci hanno raccontato molti inchiestisti negli anni passati, oppure ci sarà modo di proseguire? Noi abbiamo raccontato recentemente una possibilità sul giornale su Milano Finanza, cioè che a questo treno del Next Generation EU venga attaccato poi il Repower EU, che è una sua declinazione energetica, che ci sia la possibilità che vada oltre il 2026. Ora nessuno vi dirà, perché siamo già in campagna elettorale, che il PNRR andrà avanti oltre il 2026, ma del tutto evidente che debba andare avanti oltre il 2026. Questa sarà una cosa che ci accompagnerà nei prossimi decenni, né più né meno di come ci ha accompagnato per anni e anni e anni l'inchiesta sulla ricostruzione post terremoto
in Irpinia, perché i tempi sono enormi, sono dilatatissimi. Io vi faccio un esempio. Vi ricorderete all'inizio di quest'anno la diatriba sul primo lotto della Salerno-Reggio Calabria alta velocità ferroviaria. Sono 8 lotti. Il primo lotto sono 34 chilometri. 34 chilometri. Devono fare 18 gallerie passando dentro Eboli, quindi proprio roccia, proprio devono 18 gallerie. 38 chilometri, gara vinta da WeBuild, e ovviamente il governo Meloni voleva inserirla dentro il PNRR, cioè finanziamolo con i soldi del PNRR. Salini, il capo di WeBuild, diceva no, beh, io voglio essere sicuro, e poi il 2026 mi continuate a pagare. Tra l'altro lui c'ha anche un contenzioso in corso per la mancata costruzione del ponte sullo stretto, quindi ormai diciamo che con lo Stato ci fa affari, ma sta anche molto attento agli affari che fa. C'è stata questa diatriba, un braccio di ferro, lo mettiamo dentro, lo mettiamo fuori, poi per far vedere all'Unione Europea che ci doveva intanto pagare queste altre rate, l'abbiamo messo lì dentro. Perché hanno accettato? Perché si continuerà a poter costruire anche dopo il 2026. Questa è già una grande ipocrisia che bisogna sfatare, che si può dire, noi lo possiamo dire, non lo potrà mai dire Ursula von der Leyen, non lo potrà mai dire Paolo Gentiloni, non lo potrà mai dire nemmeno Giancarlo Giorgetti, ma è di tutta evidenza che progetti di questo genere vanno oltre le decadi. Se i lavori di Piazza Venezia, qua dietro, della nuova stazione metropolitana, durano 8 anni, dice Gualtieri, stimati 11, come può durare in 2 anni? Come si può fare l'alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria? Quindi dobbiamo cominciare a sgombrare dall'ipocrisia questi dibattiti e dire, signori, questi soldi li vendiamo, ma cerchiamo di non buttare dalla finestra con la scusa che entro il 2026 dobbiamo spendere, perché sarebbe tra l'altro non solo un danno erariale colossale, la fine di qualsiasi tipo di integrazione economica, del debito comune e quant'altro, ma sarebbe soprattutto criminale, perché sarebbe un gesto folle del tutto irragionevole, perché evidentemente questo progetto andrà avanti anche oltre il 2026. Non solo, diciamoci le cose come stanno, che è una grande opportunità, che possiamo diventare più aggiornati, digitalmente integrati, erano interessanti i numeri che ha fatto vedere Stefano da Empoli sulla arretratezza digitale, ma certo che siamo arretrati digitali, se intanto fanno funzionare magari i telefoni sull'alta velocità Roma-Firenze senza scomodare il PNRR, sarebbe anche un grandissimo risultato, perché noi abbiamo uno Stato e delle infrastrutture inefficienti, già quelle esistenti, quindi dobbiamo cercare intanto di migliorare quelle che ci sono e poi farne di nuove. Ma sicuramente noi saremo e sopravviveremo al PNRR se lo approcceremo con pragmatismo. Ho sentito anche polemiche che si utilizzeranno dei fondi di coesione spostati dalla posta di bilancio per il ponte sullo stretto, dice non c'entra niente il ponte sullo stretto. Ma francamente cosa c'è di più di coesione del ponte sullo stretto che unisce la Sicilia alla Calabria? Cioè, se non è coesione quella, boh, chiedo al professor Torino cos'è. Cioè, quella è coesione. Vabbè, non sarà un obiettivo della coesione, però insomma un ponte che unisce due regioni, francamente, mo, perché l'ha proposto Salvini, ma Salvini ogni tanto lì propone anche cose ragionevoli, non fosse altro per la statistica. Questa è secondo me è un caso di quelli. Quindi dobbiamo essere pragmatici, dobbiamo essere sicuramente efficienti. Non so se ne verrà a capo della conferenza Stato-Regioni il buon Fitto, però dobbiamo anche, credo, dal punto di vista della rendicontazione, vado al punto della finanza pubblica, essere consapevoli che servirà, io dico da un anno, un commissario straordinario che poi si metta là, un ex ragioniere generale dello Stato, uno preso dalla ragioneria, e che contabilizzi, perché dobbiamo poi mandare tutto quanto alla Commissione Europea, cosa fatta, cosa no, il livello, il cronoprogramma. Questo lo può fare solo la ragioneria. Noi già abbiamo fatto una grossa operazione in un anno, abbiamo tolto
la programmazione al Ministero dell'Economia l'abbiamo data a un signore che è Raffaele Fitto, che non era manco un ministro, nel senso che il suo dipartimento, lo dice la parola stessa, non è un ministero, c'ha poche persone, ha dovuto smuovere mari e monti per farsi dare decine di dirigenti e costruire dall'oggi al domani un ministero, perché il ministero non era. Quindi prima abbiamo costruito il ministero, poi abbiamo messo dentro le persone, poi abbiamo capito chi faceva cosa. È passato un anno e ci credo che è arrivato il 2026. Cioè, abbiamo cambiato completamente l'assetto contabile della operazione più importante per questo paese. Avere dei soldi e non buttarli. Storicamente c'è anche un altro dato su cui ogni volta che vedo queste riflessioni sul livello della spesa mi ha sempre colpito. No, forse ce lo può spiegare un algoritmo. Perché mai noi siamo in grado di fare e di sprecare bene solo i soldi italiani? I soldi, quando sono europei, non siamo in grado di spenderli. Per esempio, i soldi italiani siamo dei maestri a sprecarli, a spenderli in qualsiasi modo, che sia l'Italia, che sia l'Ilva, qualsiasi modo noi siamo capacissimi, se sono italiani. Se sono europei, arriva il terrore. Oddio, che ci facciamo? Il progetto, com'è possibile che siamo un paese ancora che non c'ha i progetti, che non sa fare i progetti, che non sa vincere i bandi, che non sa fare nulla dal punto di vista europeo? Ma questo è impossibile. Basta andare in Grecia, dove da anni, anche nella isola, nella spiaggetta più abbandonata, c'è un chiosco, c'è un bar, c'è il wifi e c'è scritto una targhetta come Europe Direct: questo wifi è stato attivato grazie ai fondi dell'Unione Europea. La Grecia, che è fallita un paio di volte, ora c'ha uno spread migliore dell'Italia, tra l'altro. Com'è possibile? Quindi, cioè, dobbiamo pure dirci le cose a un certo punto, all'alba del 2023, come stanno. Incapacità dello Stato di fare la ben più piccola opera, manco fosse un comune, il comune più decentrato possibile, incapacità di rendicontare la spesa, perché tra i problemi, e l'ha segnalato l'Ufficio parlamentare di bilancio, gravi del PNRR, c'è una piccola cosa, il Regis, non so se ne avete mai sentito parlare, Raffaele accenno di sì, ovviamente lo sa, ma il Regis è il sistema messo a punto dalla Ragioneria Generale, dal governo dei migliori, come direbbe Travaglio, come direbbe Giorgia Meloni, per rendicontare le spese del PNRR. Il Regis è questo. Piccolo problema, ci si accede con lo SPID. Ci sono comuni, non sto scherzando, è storia e cronaca, ancora storia no, comuni che hanno difficoltà a accedere con lo SPID e quindi non riescono a entrare in questo cervellone della Ragioneria Generale dello Stato e a dire: ho preso tot soldi, ho speso tot soldi per fare questa cosa. Cioè, il Regis, banalmente il registro contabile, non funziona. Quindi non sappiamo quando si faranno le opere, non sappiamo quando si finirà, non sappiamo quanto spenderemo, perché poi tutte le opere aumentano ovviamente di prezzo, perché c'è ci sono le guerre, l'aumento dei prezzi energetici, la moria delle vacche, l'invasione delle cavallette e quant'altro, però soprattutto non sappiamo come contabilizzare. È chiaro che queste sono sfide in mani, ci vorrebbe un governo apposito, che dico, non un commissario, per affrontare davvero in modo efficiente e concreto il PNRR e definitivo il PNRR. Quindi per ora è un grandissimo dibattito accademico. Abbiamo un uomo solo che si sta battendo, devo dire, nel silenzio, Raffaele Fitto, nel disboscare questo casino immane. Di concreto non abbiamo ancora la prima pietra. Di solito si fanno questi spot, no? Anche elettorali, no? Posta la prima pietra, no? Vi ricordate che a un certo punto c'era gente che andava perennemente a inaugurare sempre lo stesso cantiere della variante di Valico qualche anno fa? Boh, non so, ditemi voi, avete contezza della posa di qualche prima pietra? Forse Raffaele sì. Ecco, prima pietra del lavoro, il primo euro del PNRR speso, manco, niente, zero, assoluto, nemmeno una trivella è partita. Ma come facciamo a finire i lavori nel 2026? Diciamo che
è assolutamente folle. Questo per quanto riguarda la parte contabile, per quanto riguarda la parte finanziaria. Per la parte europea, per quanto ci concerne, noi che ci crediamo sempre più a fatica, perché se può fare una cosa sbagliata, l'Unione Europea la fa, e la cosa principale che fa di sbagliato l'Unione Europea è che non comunica nulla, né nel bene né nel male, e soprattutto comunica fra gli stessi stakeholders interessati a mungere dalla solita pacca europea, ovvero si comunicano fra di loro. Nulla esce dalle segrete stanze di Bruxelles, di Roma, delle diplomazie, è tutto un diciamo circuito chiuso da cui non trapela nulla, nel mentre evidentemente crescono disuguaglianze, euroscetticismo, nazionalismi, populismo, e impazzano le guerre. Quindi che cosa può accadere? Può accadere, se noi falliamo l'obiettivo del PNRR, sicuramente due cose. Prima cosa, avremo preso 100 miliardi di crediti, di debiti, quindi senza fare nessuna opera, come chiedere un mutuo e non comprare la casa. Diciamo una cosa, diciamo, epocale, cioè che si ricorderanno negli anni, e subito a valle, e per questo devono capire quelli che sono oggi al governo, quelli che sono che c'erano ieri, quelli che verranno domani, che questa è una sfida per tutto il paese. Non è di destra, non è di sinistra, non è di Meloni, non è di Draghi, non è di Conte, è la sfida per l'Italia. Questa è in gioco, la faccia dell'Italia, ma nei prossimi decenni, perché se noi il PNRR non lo usiamo, avremo 200 miliardi in più di debito. Si dirà, tanto ne abbiamo 3.000, e su questo veramente ci farà un baffo, lo dico scherzando, ma manco tanto. Però, B, non ci sarà più occasione di mettere in campo il debito comune. Quindi ci sarà un effetto poi su tutta l'Unione Europea di disintegrazione di questo progetto economico, perché nasce economico, perché il debito comune ce lo scordiamo, perché stavolta avranno ragione C, i paesi frugali, l'Olanda, la Finlandia, ovviamente mossi dalla Germania, a dire scusate, ma sti italiani, noi il Next Generation EU l'abbiamo fatto per l'Italia, non ce lo scordiamo, perché siamo stati quelli più colpiti dal Covid. Questi hanno non utilizzato i soldi presi per metà a prestito, e quindi noi la prossima volta che l'Italia ha un problema non gli diamo un euro. Questo accadrà quando noi avremo un problema, a quel giro davvero dovremo farci il segno della croce, perché non ci aiuterà più nessuno. Posso che l'Italia ovviamente può aiutarsi da sola, perché è un paese che ha 5.000 miliardi di euro di risparmio privato, un livello di indebitamento privato che è al 60%, quindi il settore privato rispetta i parametri di Maastricht, il settore pubblico non li rispetta, tanto per dirne una, ma certamente avremo quel materasso lì, ma ce l'abbiamo comunque, cioè non c'è bisogno dell'Europa. Ecco lì che noi dobbiamo cominciare a pensare dove tirare fuori le forze che ci sono nella nostra società, nella nostra economia, per costruirci il nostro PNRR, il nostro strumento di bilancio, il nostro meccanismo di finanziamento delle opere, che si chiama risparmio privato. Diamo una casa al risparmio privato e sicuramente faremo una scelta importante anche per i giovani, per le opportunità e quant'altro. Però indubbiamente continuare a pensare che basti spostare delle caselle, dialogare con la commissione, metto questo, tolgo questo, per dire attuate il PNRR, è un'enorme presa in giro. Qua non c'è attuato nulla ancora, perché banalmente sarebbe impossibile, non abbiamo ancora un cantiere aperto, e penso che insomma un governo di questo genere avrebbe utilizzato un minimo di propaganda, no, per far vedere partono i cantieri, no, classico pezzo del TG1. Qua non è partito nulla, sono partiti un sacco di convegni, questo sì, anche un sacco di polemiche, ma è un po' come l'intelligenza artificiale, che adesso è l'argomento, diciamo,
subito dopo la nazionale, forse di più della nazionale, più amato da tutte le tipologie di commentatori e non, no? Ne parliamo tanto, un po' anche come manifesto di Ventotene, senza averlo mai letto, senza sapere esattamente che cosa c'è scritto dentro, senza sapere quali sono gli obiettivi. Ecco, secondo me una cosa però così importante, che c'ha 200 miliardi di euro, 100 miliardi di debito e una fortissima ipoteca sui passi successivi di integrazione, ci dovrebbe rendere un pochino più coinvolti. Se noi falliamo il PNRR, fallisce l'Europa. E quindi poi, dopo, ognuno per sé, come abbiamo visto dopo la crisi ucraina e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, così come il Covid aveva unito, da cui è nato il Next Generation EU. Covid ha unito, la risposta è stata unitaria, semplicemente perché ha colpito tutti, e abbiamo avuto quello che dicevamo noi, la risposta durante la crisi, la costruzione dell'Europa durante la crisi. Poi però, con un'altra crisi molto più grave come quella guerra, abbiamo avuto una crisi collegata energetica, dove ciascun paese ha risposto a suo modo. E già lì abbiamo avuto la divisione. Poi abbiamo avuto la divisione della difesa e avremo più avanti, vedrete, divisioni sul proseguire o meno il sostegno all'Ucraina. Questo è inevitabile che accadrà anche in prossimità non solo delle nostre elezioni, ma anche di quelle americane. Dovesse vincere Trump, finirà il sostegno americano all'Ucraina, finirà dunque anche il sostegno europeo all'Ucraina. Quindi è un tema questo di guardare un po' oltre a quello che accade dentro i confini romani, perché, come ormai ripetiamo tante volte, siamo attori e siamo protagonisti dell'Europa noi italiani. Dobbiamo essere un pochino più proattivi, indubbiamente farci sentire di più, però francamente dirci la realtà come sta, e che poi intanto che si decide a chi dare i soldi, uno prende una pagina di giornale e fa un bell'annuncio e si vende un castelletto così, che forse è il modo migliore per andare avanti. Grazie Roberto, veramente, per questa sempre appassionata critica. Ci hai riportato con i piedi per terra, sei una persona molto pragmatica, hai invocato il pragmatismo. Su tante cose le condivido, evidentemente, le preoccupazioni soprattutto. Una delle ragioni forse per cui non abbiamo visto ancora le pietre inaugurate, le prime pietre poste, e perché, come diceva Salvemini all'inizio, l'Italia ha fatto questa scelta un po' furbetta, diciamocelo, in cui all'inizio del nostro PNRR si fanno le riforme legislative, quelle che costano solamente impegno politico, la riforma della giustizia, e quindi possiamo dire che gli obiettivi sono stati raggiunti e quindi staccano la prima, la seconda, la terza rata, mentre tutti gli obiettivi concreti, quelli di costruzione, così, sono alla fine, nel 2026, tutti concentrati nel 2026. Questo ci porta a dire evidentemente che tu hai molto probabilmente ragione, cioè che il PNRR durerà ben oltre il 2026, ma ci porta anche a dire un'altra cosa, a mio avviso, che l'Unione Europea sottovaluta la capacità dell'Italia di saper manipolare i regolamenti europei e quello che c'è scritto sui regolamenti europei per sottrarsi agli obblighi entro il 2026, e questo però può portare a quella deflagrazione che dici tu, cioè se l'Italia fa venire meno la fiducia, se viene meno la fiducia degli altri stati membri nell'Italia, perché l'Italia fa la figura ancora una volta, non voglio dire dei, come ci chiamano, dei pig, no? Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, cioè di quei paesi, stati membri un po' furbetti, si rischia veramente la deflagrazione del processo di integrazione europea, ma sono riflessioni che andrebbero sviscerate in ore e ore di discussione. Però, poiché tu hai detto tante cose interessanti e anche provocato un po' gli altri relatori, con l'impegno e il patto dei vari nostri colleghi, cioè Mauro, Cristina, li vedo adesso tutti, Stefano e Nicola, vorrei lasciare a ciascuno di loro, ma col patto di mantenersi in 3 minuti di riflessioni su quello che hai detto tu, oppure se vogliono aggiungere qualche altra cosa. E riprenderei un po'
visto da prima Mauro, poi Cristina, poi Stefano e poi Nicola. Se ha voglia di dire qualcosa, ma se avete voglia di dire qualcosa, provocati da Roberto o da cose che avete sentito prima, da altri relatori ovviamente. Grazie a voi. Mauro. Beh, io ho ascoltato con grande interesse, interessantissimo e anche molto bello l'intervento che ha fatto Roberto Sommella, e nel quale, diciamo, la tematica per me più importante era quella della espansione temporale del piano, scusate, del piano nazionale di presa e resilienza. I tempi, certamente, allora noi, se guardiamo i dati dei fondi strutturali europei, lo vediamo da soli che l'avanzamento è quello che è, e l'abbiamo visto, 4 mesi fa eravamo al 65%, probabilmente rendiconteremo al 31-12 tutta la spesa, ma bisognerà vedere poi gli effetti sui territori. Quindi l'avanzamento della spesa è quello che è, e quindi i tempi non ci si fa. Non ci si potrebbe non farcela, potremmo non farcela a rendicontare tutta la spesa del PNRR entro il 2026, tenendo anche presente un altro dato, che in Italia per fare un investimento, realizzare un investimento in infrastrutture da 100 milioni di euro servono 15,7 anni, questi sono i dati della banca dati visualizzazione interattiva e la stima dei tempi delle opere pubbliche che anch'io ho contribuito a realizzare quando ero ispettore dell'unità di verifica degli investimenti pubblici. Se ci sarà questa espansione temporale, io penso che se il problema sarà soltanto italiano, cioè se gli altri riusciranno a rimanere all'interno della cornice temporale del 2026, sarà un problema nostro. Se invece avremo, tra virgolette, la fortuna che la disgrazia sarà condivisa anche da altri stati, allora a quel punto, secondo me, veramente prenderà corpo l'ipotesi di Roberto, cioè di un'espansione temporale oltre il 2026. Però è anche vero che noi siamo quelli che hanno più risorse di tutti, e quindi noi siamo quelli nella posizione più difficile. Grazie. Grazie Mauro, grazie. Cristina. Dunque, no, io ringrazio molto per questa relazione. Effettivamente concordo condivido in realtà la preoccupazione, perché è veramente strano, anche alla luce, ripeto, delle varie polemiche che ci sono state quest'estate, che si sono sollevate, no, sul fatto dell'Italia che va ad eliminare dei controlli, nonostante la situazione, no, sul PNRR, nonostante non si possa poi effettivamente soprassedere sul rischio fondatissimo di frodi, di corruzione, eccetera. Quindi dopo il discorso dell'eliminazione anche del controllo concomitante, questa cosa che è stata deliberata, è stato approvato il PNRR, la riforma, che siamo un po' più avanti, un po' spaventa sotto certi punti di vista, perché temo anch'io che non, poi quando sarà la prova dei fatti, serviranno le riforme, quelle, cioè in realtà l'attuazione dei progetti, secondo le milestone, secondo me ci sarà un problema, e forse il 2026 non è un orizzonte temporale neanche, non lo so, credibile, non lo so, giustamente facciamo speriamo nel fatto che sia un problema condiviso, che quindi mal comune, e quindi anche noi ci accoderemo poi al resto. Certo, è un po' riduttiva come prospettiva, però temo che non ci siano molte alternative. D'altronde la situazione, ripeto, ha messo in evidenza un problema proprio strutturale di unione, quindi strumenti di straordinari di intervento e una politica di solidarietà che spesso è un po' così, una solidarietà come è stata definita egoistica. Mi fermo, non ho altro. Grazie Cristina. Effettivamente io penso che veramente che ci sia stata una sottovalutazione da chi ha immaginato il Next Generation e il PNRR, di come funzionano nei fatti certe cose. Sembra quasi che abbiano
redatto un piano senza avere l'esperienza dei precedenti 50 anni di integrazione europea, e non vorrei che dietro il nostro ottimismo si stia preparando la tempesta perfetta, perché poi la tempesta perfetta o il cigno nero avvengono. Stefano, che ne pensi tu? Assolutamente sì, anche se diciamo di natura sono un ottimista, ma questo non vuol dire che bisogna diciamo mettere la polvere sotto il tappeto, quindi l'appassionato intervento di Roberto mi pare insomma assolutamente condivisibile, insomma in molte cose che ha detto e l'approccio, cioè spesso ci concentriamo insomma sul fatto che i soldi vadano spesi, molto meno insomma ci concentriamo culturalmente sul fatto che debbano essere spesi bene, e quindi credo che il suo richiamo insomma sia assolutamente centrale. Poi beh, facevo la battuta sull'intelligenza artificiale, mi sento di aver anch'io insomma contribuito al dibattito sull'intelligenza artificiale. No, insomma, cioè, spero. Tu ne hai ben note, e non sapete quanti, perché poi un po' il circolo digitale lo conosciamo, no? da qualche anno, ma questo fatto del Comitato Amato proprio dato una stura a tutti esperti di una cosa di cui nessuno capisce granché, da Amato in giù, per carità, ma tanto quello comitato serve veramente per stabilire il copyright, quindi non è che dobbiamo i massimi sistemi, però è fantastico perché gli italiani in questo sono straordinari nella loro genialità, professori, diciamo, di qualsiasi materia, non attivi nel settore da sempre. Questo mi ha stupito. Siamo professionisti ad essere professori in qualche modo. Manca Raffaele Torino, però io aspetto anche un tuo intervento sull'intelligenza artificiale e il trattato di Maastricht. Secondo me qualche collegamento c'è. Se l'intelligenza artificiale scrivesse oggi Maastricht, cosa prevederebbe? Questo è un bel tema. Questo è un bel tema. Che rapporto di deficit PIL prevederebbe? Fammi sentire prima Nicola Ruccia e poi ti dico cosa direbbe ChatGPT del trattato di Maastricht. Nicola, devi attiva l'audio, Nicola. Eccoci qua, attivo l'audio. Sommella ha posto il tema dei temi. Chi deve rimborsare? Quando inizia il rimborso? Ci sarà il rimborso prima del PNRR? Da parte dell'Italia verso l'Unione Europea, e poi la Commissione rimborserà le sue obbligazioni. Quindi alla fine noi abbiamo l'Unione che si è fatta garante del debito dell'Italia, perché dei 219 miliardi e i 100 miliardi di cui parlava Sommella, che sono prestiti che devono essere rimborsati, noi dobbiamo rimborsarli all'Unione, che li deve rimborsare agli investitori, e quindi noi attraverso il Mediocredito Centrale per un sacco di tempo ci siamo fatti garanti dei crediti alle imprese, ora siamo garantiti del credito che ci ha dato l'Unione Europea, la Commissione, con questo finanziamento. Dobbiamo rimborsarlo. Il problema è serio, perché sinora stiamo rimborsando esclusivamente gli interessi. Siamo in fase di preammortamento, il capitale è ancora tutto a debito. È come quando un costruttore costruisce una casa, fin quando costruisce e prende il mutuo, lui paga solo interessi, poi quando ha finito inizia l'ammortamento alla francese di quote capitale e inizia a pagare rate consistenti. Noi siamo ancora nella fase felice, cioè stiamo semplicemente pagando le quote interessi. La prima l'abbiamo pagata pochi mesi fa, a maggio di quest'anno. Il problema sarà quando dovremo pagare le rate, dovremo aggiungere finanziamenti alla nostra manovra economica. Abbiamo preso 100 miliardi, sono 5 anni circa di manovra economica. Allora la domanda è:
Abbiamo preso questi soldi nella consapevolezza che l'investimento relativo avrebbe generato la possibilità di rimborsare il debito? Questo è l'interrogativo. No, guarda Nicola, se non siamo consapevoli di questo, abbiamo dei governanti che sono veramente non adatti al ruolo che svolgono. È successo già. È una consapevolezza minima, come posso dire. È successo già, è già successo in passato questo. Ecco perché il nostro debito è aumentato, aumentato e aumentato. E perché ogni tanto si è provato a ridurlo, si è cercato, perché dovevamo mantenerci in determinati parametri. Il problema è proprio questo. Siamo sicuri che ci sarà generazione di surplus tale da pagare il debito? Vabbè, dico, sicuramente no, siamo sicuri che dovremo ricordare. È giusto ricordare la storia, quello che diceva il professor Cuccia, mi ha fatto venire in mente un episodio. Negli anni 70 abbiamo dovuto chiedere un prestito alla Germania, in cambio abbiamo dovuto mandare fisicamente dei camion di lingotti d'oro. Sì, certo. Quindi, questo era, questa cosa è già avvenuta. Allora, mi sembra... Anzi, durante la crisi finanziaria, durante la crisi dei bond sovrani, serpeggiò l'idea che qualcuno avesse sostituito i lingotti tedeschi a Fornox, perché in parte le riserve auree all'epoca erano Fornox negli Stati Uniti, quello di Goldfinger e anche le nostre, e con dei metalli di lega meno pregiata. La Germania rimpatriò tutti i lingotti. Quindi c'è una bella storia sui crediti e debiti. Vabbè, questo sì, effettivamente fu così. Vai allora, a controllare i lingotti che hai a Fornox, Raffaele. Però adesso il primo dovere che sento è di liberarvi dopo 3 ore di seminario, perché abbiamo iniziato alle 2:30, quindi mi sento che la mia responsabilità di coordinatore è di liberarvi per potervi inviare a riflettere ulteriormente sul PNRR e sul Next Generation, perché è chiaro che noi dovremmo incontrarci almeno una volta l'anno per fare un po' il punto della situazione, per capire se il pessimismo di alcuni, forse di molti, era ben fondato o speriamo mal fondato. Vi ringrazio tutti, veramente siete stati tutti molto gentili, molto attenti, molto provocanti. Avete avuto anche l'occasione di conoscere Roberto Sommella, che non la manda a dire chi non lo conosceva già, evidentemente, su questi profili, però è sempre stimolante. Io ringrazio nuovamente tutti. Questo seminario, questo web rimarrà registrato sui nostri canali, quindi se lo volete diffondere ci fa molto piacere. Ringrazio anche i pochi o i molti che ci hanno ascoltato in diretta e con l'augurio, ormai il Natale è vicino, con l'augurio di un buon Natale a tutti. Ci vediamo sicuramente con l'anno nuovo. Grazie a tutti.